Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti, grazie agli organizzatori. Noi abbiamo aderito subito con interesse alla proposta relativa all'incontro di oggi per due motivi molto semplici. Uno, il primo, perché tutti i momenti informativi e formativi sicuramente rappresentano per noi come Confindustria un servizio maggiore da dare non solo alle aziende, al nostro sistema, ma anche al territorio, ed in particolare per l'argomento che sarà approfondito oggi. Mi riferisco in particolare alla ricerca di innovazione. Ecco, il mio sarà soltanto non un intervento ma un saluto. Mi porto i saluti del Presidente e del Direttore, purtroppo impegnati fuori sede per altri impegni associativi. Dicevo, innovazione. Ormai siamo convinti che per restare e consolidare il sistema imprenditoriale e per il suo sviluppo bisogna affrontare due sfide. Sono delle sfide non facoltative, dico io, ma obbligatorie, e sono da una parte la globalizzazione e dall'altra parte l'innovazione. Oggi parlerete di innovazione nell'ambito dell'energia, parlerete di strumenti finanziari che concretizzano l'innovazione. Ecco, noi siamo convinti di questo. Ormai si parla di industria 4.0, ma per noi non è solo quello, perché oltre a questo ci sono le relazioni 4.0 e c'è il pensiero, cioè pensiamo 4.0, quindi non è soltanto riconducibile a procedure ma a mentalità, quindi dobbiamo affrontare il futuro. Ecco perché parliamo di pensiero 4.0. L'innovazione incide e deve incidere positivamente per il sistema imprenditoriale, per il sistema economico, e incide anche nelle relazioni, come dicevo prima. Quindi a me solo il compito, ripeto, del saluto. Io purtroppo mi devo scusare perché oltre ad essere vice direttore del responsabile delle relazioni industriali e le vertenze occupazionali in questo territorio non mancano, quindi io devo andare al piano di giù perché c'è qualche collega del sindacato che mi sta aspettando, quindi rinnovo i saluti della nostra struttura e vi auguro buon lavoro e ringrazio ancora tutti voi, gli organizzatori e gli autorevoli relatori. Grazie e buona continuazione. Allora, io sono invece Michele Capriati e sono dell'Università di Bari, in particolare del Dipartimento di Scienze Politiche, che ha avuto l'onere e l'onore di organizzare questa serie di incontri, e voglio dire veramente due parole di introduzione per chiarire le finalità di questi incontri. È un ciclo di incontri che riguarderà, ha già riguardato Taranto, dopo Brindisi faremo molti più incontri similari a Bari e poi a Foggia e nella BAT, provincia BAT, dove sarà Valletta, probabilmente la sede dei prossimi incontri. Questi incontri non sono dei convegni. Iniziamo a dire che cosa non sono questi qua, non sono dei convegni, quindi il fuoco principale di questi incontri riguarda l'informazione operativa. Informazione operativa, quindi non a caso abbiamo scelto una delle case delle imprese, degli imprenditori, quindi Confindustria, anche pertanto la scelta fu dettata dalle stesse finalità, perché siamo stati invitati dalla Commissione europea a essere molto, molto pratici, operativi rispetto a questi incontri e a mettere in contatto gli operatori economici con delle opportunità molto variegate. Concentrando queste opportunità per tipologie, per grappoli, se volete, di tipo settoriale e tecnologico. Quindi oggi parleremo di ambiente, ricerca di tecnologie connesse all'ambiente, e in altri incontri ci sposteremo su tematiche come la cultura, per esempio, e così via. Quindi l'impostazione di questi incontri è molto rivolta all'informazione. Come procederemo? Procederemo con due iniziali interventi che riprendono l'origine di questo sforzo che la Commissione sta facendo. L'origine, io accenno brevemente, è il piano Juncker
c'è un piano di investimenti massiccio voluto dalla Commissione sin dal suo avvio dopo la sua nomina, per non risolvere ma per cercare di dare un contributo al problema della crescita in tutte le sue sfaccettature. Voi sapete che il motore fondamentale della crescita è l'innovazione, è il cambiamento, e quindi la finalità principale di questo sforzo di investimenti, di concentrazione delle risorse, riguarda appunto le tematiche dell'innovazione nelle sue sfaccettature, come dicevo prima, settoriali e tecnologiche. Quindi avremo due interventi che si concentreranno su queste finalità e il primo sarà quello di Antonia Carparelli, la quale ora cito subito, la torre d'auto di Macchina Colombo. Poi ci sarà una serie di interventi, vedrete, sempre più di tipo operativo, che hanno la particolarità di introdurre strumenti, ma attenzione, con l'obiettivo di invogliarvi poi ad avere degli incontri bilaterali. Perché, come dicevo, avendo questa finalità informativa, noi abbiamo pensato di realizzare in questa maniera. Sì, l'esperto vi viene a dire ci sono questi strumenti nell'ambito dello strumentario comunitario, delle varie agevolazioni che esistono e sono già state messe in piedi o che sono stati avviati da questo programma, ma la cosa che a noi preme in particolare è cercare di avviare il primo contatto con questi esperti, in modo tale da avere subito, di dove lo ritenete opportuno naturalmente e di dove ritenete che la vostra attività sia in sintonia con questi strumenti, avere subito un primo rapporto, un primo contatto per approfondire se si può, come si può, con chi si può e cosa si può. Va bene, la parte più operativa. Poi più là avremo anche interventi che si concentreranno maggiormente sulle tematiche più generali dell'ambiente e della ricerca e della tecnologia. Non dico altro, penso che il senso dell'incontro l'abbia dato, i suoi elementi fondamentali, e passo subito la parola ad Antonia Carparelli, che è rappresentante di Roma della Commissione Europea e che appunto ci parlerà del piano di investimenti per l'Europa, che è appunto il cuore di questa iniziativa che ha fatto scaturire anche questo ciclo di incontri informativi. Grazie. Grazie professor Capriati e grazie all'Università di Bari che ha accolto con grande rapidità, diciamo, ed efficienza l'invito della Commissione a informare sul territorio a proposito di questa iniziativa che è stata un po' il fiore all'occhiello della Commissione Juncker installata nel 2014 e con un chiaro impegno a cambiare un po' il segno della politica europea, dice ora basta con l'austerità, bisogna rilanciare la crescita, questa è la nostra priorità e soprattutto bisogna rilanciare gli investimenti. Sapete che quando l'Europa prende iniziativa subito negli Stati membri cominciano a preoccuparsi delle risorse, da dove dovranno venire, dove potranno venire, e quindi è stato un lavoro complicato di ingegneria finanziaria sulla quale la collega Martina Colombo potrà dirvi alcuni dettagli in più, però direi che l'operazione è riuscita e forse questi incontri sono un primo indice del successo di questa operazione, perché rispondono a un'esigenza che veniva molto avvertita, cioè quella di fare incontrare la domanda e l'offerta a livello proprio di attori. Dopo il piano Juncker si sono attivate tante strutture, non so, per iniziativa della Commissione, ma non solo. Oggi abbiamo la Cassa dei Depositi e Prestiti, non c'è la Banca Europea degli Investimenti, loro sono più piccoli di dimensione, però sono anche spiritualmente con noi, tra l'altro mi hanno chiesto esplicitamente di rappresentare anche un pochino la loro parte di presentazione e sono presenti in altri dialoghi. Quindi tutte queste strutture si sono attivate e la risposta finora dei territori sul piano della domanda è stata superiore al previsto. E vorrei veramente partire con una nota di ottimismo, perché siamo abituati a sentire queste litanie in cui l'Italia è immancabilmente il fanalino di coda, dovrò dirlo anch'io, siamo il fanalino di coda degli investimenti, della crescita, eccetera. Sul piano Juncker l'Italia è invece la punta più avanzata, per ragioni che appunto non sono soltanto merito della Commissione della rappresentanza di Roma, spero un pochino anche sì, sono merito di tutta la nostra rete di esperti, quelli di Pugliesi ma quelli delle altre regioni anche, e sono merito della Cassa Depositi e Prestiti, sono merito di tanti attori, e per cui siamo i
più elevati utilizzatori, il migliore utilizzatore del piano Juncker. Vedremo ora anche con una serie di esempi con quali risultati e soprattutto che cosa questo rappresenta per il futuro. Ho preparato come al solito una diligente presentazione che però cercherò di così riassumere, sia perché Martina, la dottoressa Colombo, deve prendere un aereo e non vorrei sottrarre tempo alla sua presentazione, sia perché molte cose possiamo tornarci anche poi durante nella sessione di domande che seguirà. Per cui andrò rapidamente con l'obiettivo principale di spiegarvi perché è nato il piano Juncker, su quali premesse si basa e soprattutto perché ora ci stiamo adoperando per raddoppiarlo e per renderlo più incisivo e per estenderne la durata temporale. Che cos'è il piano di investimenti per l'Europa? Intanto il primo obiettivo che si poneva, come ho detto, era quello di recuperare tutto il terreno perso durante la crisi sul piano della capacità di investire delle nostre economie, direi di tutte le economie europee e di alcune in particolare, con l'obiettivo ultimo di creare più posti di lavoro, di rafforzare la competitività dell'economia e di allargare la capacità produttiva e infrastrutturale dei paesi. Aveva anche un obiettivo che non è così strettamente legato alla disponibilità di fondi, ma soprattutto di creare un ambiente culturale più favorevole agli investimenti. E questo è un lavoro parallelo che va avanti, che la Commissione porta avanti, e devo dire con grande impegno. Coloro che conoscono un pochino i processi europei sanno che recentemente la Commissione e poi il Consiglio approveranno le raccomandazioni ai paesi. Le raccomandazioni ai paesi sono una serie di indicatori di buon senso che i paesi dovrebbero seguire e di riforme che dovrebbero effettuare per recuperare il terreno perduto. Ecco, in queste raccomandazioni l'obiettivo di creare un ambiente favorevole agli investimenti è uno di quelli più reiterati, più ripetuti, e dà varie implicazioni al sistema giudiziario, giustizia civile, penale, la capacità di accesso al credito. Tutto questo è riflesso in queste raccomandazioni che varrebbe la pena di guardare più in dettaglio, ma è un altro discorso, lo riserviamo per un'altra conferenza. Perché è stato introdotto? Ho detto già quali sono gli obiettivi. Qui ci sono alcuni grafici che rappresentano l'amara realtà odierna dell'Europa rispetto alla capacità di investire. Questa striscia grigia, questo nastro grigio che vedete è dove si collocherebbero gli investimenti in una condizione normale. La linea blu è quella effettiva. Ecco, guardate il gap che si è creato, la distanza che si è creata tra investimenti reali e investimenti, trend normale degli investimenti negli anni della crisi e che continua tuttora. Nel formulare il piano di investimenti e anche nel definire un po' l'entità delle risorse che si volevano mobilitare è stato tenuto appunto presente questa distanza tra il livello reale e quello che sarebbe un andamento normale degli investimenti. Chiudere il gap di investimenti è stato un po' lo slogan, la parola d'ordine. Qui c'è un grafico un po' più delicato, perché quel gap di investimenti che vediamo e che avevo appena illustrato e che vale per l'Unione nel suo insieme, in realtà sottintende delle realtà molto differenziate. Purtroppo quella linea rossa che vedete è quella dell'Italia. L'Italia è il paese che è rimasto più indietro nella capacità di investire. Poi abbiamo la media dell'euroarea, quella blu, quindi l'Italia è nettamente sotto la media, la Germania si colloca più o meno nella media, la Francia, nonostante i suoi problemi, ha una dinamica di investimenti ancora sostenuta, grazie soprattutto alla parte che hanno avuto gli investimenti pubblici, va detto, e la Spagna pure si colloca nella media. Questa differenza di capacità di investire la si nota ancora di più se si fa una differenza nord-sud. È un po' strano, ma l'Europa sta tragicamente riproponendo le dinamiche che abbiamo visto in Italia e noi dovremmo essere bravissimi a trovare delle soluzioni a questo problema nord-sud. E purtroppo invece, poiché abbiamo un passato
non siamo riusciti a fare un'unificazione così omogenea, rischiamo di riprodurre questi meccanismi a livello europeo. Ecco, i paesi della periferia dell'Europa sono quelli che investono molto molto meno, e tra i paesi della periferia purtroppo c'è l'Italia, quindi il dilemma nord-sud che rischia di riproporsi a livello europeo. Una nota positiva in questa analisi è che gli investimenti pubblici hanno scarseggiato, però gli investimenti privati tutto sommato hanno avuto una dinamica non così penalizzante come si potrebbe pensare. Infatti proprio nei paesi periferici la parte degli investimenti che ha mostrato una maggiore capacità di tenuta sono proprio gli investimenti corporate, sono chiamati qui, sono gli investimenti privati, e questo fa sperare proprio che una maggiore disponibilità di accesso al credito di fonti possa rafforzare questa dinamica che esiste nei paesi della periferia e dunque anche in Italia. Negli altri paesi invece gli investimenti pubblici hanno fatto hanno avuto una dinamica più, hanno sostenuto di più l'economia. Parlavo proprio qua del dilemma nord-sud, in questo grafico si vede anche, appunto, questo riguarda solo l'Italia, linea rossa in alto, centro-nord, la media vicina a quella del centro-nord e la tragedia del sud, capacità di investire che è andata drammaticamente calando, tranne stabilizzarsi nell'ultimo periodo, questi sono dati Formez. Allora, l'analisi di questo, non è questa la sede per fare un'analisi di tutte le ragioni di questo duplice fallimento di paese e di compagine nazionale, però abbiamo una lista, per quello citavo le raccomandazioni della Commissione, perché le raccomandazioni sono precedute da un'analisi robusta e secondo me molto interessante. Ci sono tanti grafici che a guardarli uno spalanca gli occhi, come per esempio i giorni che occorrono per recuperare un credito in un paese europeo in media rispetto all'Italia. I giorni che occorrono per avere un permesso di apertura di una nuova attività in media europea e in Italia. E tutti questi dati sono estremamente inquietanti, la dicono lunga su quanto lavoro c'è da fare, non soltanto per far arrivare il denaro, il credito, il finanziamento laddove occorre, ma per creare un contesto che permette alla gente di fare affari. Sono anche tra l'altro riportati alcuni grafici di questo doing business, si chiama fare affari, insomma, che è una sorta internazionale che rappresenta in maniera molto grafica, molto incisiva e molto efficace quanto sia facile o difficile fare affari in diversi paesi. Ma se siete interessati possiamo fare una sessione apposita su questo. Torniamo al nostro piano di investimenti. Quali sono i pilastri? Avevo promesso di essere breve, quindi cerco di mantenere la promessa. Quali sono i pilastri di questo piano di investimenti? Allora, anzitutto, un fondo, perché la prima cosa sono appunto la disponibilità di denaro fresco e addizionale rispetto a quello esistente, e un fondo europeo per gli investimenti strategici. Attenzione, non so, è diverso dai fondi regionali, è diverso da tutti i fondi di cui per anni abbiamo sentito parlare, è sostanzialmente un fondo di garanzia che serve a far leva, a che deve servire come base su cui costruire crediti in cui saranno gli attori, appunto prima la Banca Europea degli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti e banche, sono i sistemi bancari nazionali, a beneficiare, a sentirsi garantiti appunto da questo fondo iniziale messo a disposizione e a allargare le potenzialità di accesso al credito per le imprese. La dottoressa Colombo poi vi chiarirà in che modo funziona questo effetto leva, comunque vedremo poi l'entità anche di questo fondo. L'altro elemento fondamentale è la possibilità di spiegare a un largo pubblico di potenziali utilizzatori e di assisterli anche nel percorso come usare al meglio questa possibilità, e quindi con la costruzione di un polo europeo per gli investimenti, e anche la possibilità di fare arrivare le loro richieste, i loro progetti a
coloro che poi possono essere interessati a finanziarli o, sono, o comunque a aiutarli a percorrere la strada per arrivare ai finanziatori finali, e quindi la messa sia di questo portale dei progetti di investimento. E infine appunto il terzo pilastro, migliorare il contesto, ne abbiamo già parlato, per cui non ritorno su questo, ci sono le azioni che la Commissione si sforza di fare perché l'Italia sia efficace nell'attuare le riforme che ha promesso di attuare. Cominciamo con, su questi tre pilastri, alcune informazioni essenziali. Il fondo iniziale non è una dotazione enorme, sono 21 miliardi. Però l'obiettivo è quello di mobilitare crediti per 315 miliardi attraverso il cosiddetto leva. I fondi iniziali sono messi a disposizione dalla Commissione, in larga parte dalla Commissione, dal fondo, dal bilancio comunitario, diciamo. C'è stata una parecchia polemica, forse alcuni di voi ne hanno sentito parlare, perché in realtà sono stati fondi utilizzati in parte dal programma, da programmi esistenti. Questo è vero. Ma i programmi esistenti funzionavano, erano 5 miliardi che venivano sparsi, diciamo, per esempio il programma Horizon, tali e quali venivano erogati alle imprese e finivano lì. Quei 5 miliardi presi al programma Horizon in realtà diventano un fondo di garanzia sulla quale si basano i crediti, quindi è un modo diverso, sostanzialmente diverso, di usare il bilancio comunitario, che resta un bilancio dell'Unione, si dice ora, no? Che resta limitato, ma proprio perché è limitato bisogna che funzioni al meglio. La Banca Europea degli Investimenti ci ha messo del suo, ci ha messo 16 miliardi, questi 21 miliardi, di cui 5 sono dedicati alle piccole, questa è un'altra cosa importante, perché si è deciso che questi stanziamenti iniziali fossero, una parte di questi stanziamenti fossero dedicati alle piccole e medie imprese, che sennò venivano penalizzati nel processo, in questi processi competitivi, perché questi sono, cioè, i progetti migliori vincono, ovviamente le piccole e medie imprese sono meno capaci di mettere su dei progetti sofisticati di quanto lo siano le grandi imprese, per quello si è dedicato che una sezione dovesse essere esplicitamente dedicata alle piccole e medie imprese, anche alle microimprese. E poi qui la piramide riflette appunto, ora la illustrerà meglio Martina, per cui non le rubo il suo mestiere, quello di usare di ingegnere finanziario, e lascio a lei la delizia di mostrare come questi 21 miliardi in realtà possano e stanno diventando quei 315 miliardi che era l'obiettivo della Commissione. Facciamo un esempio, ecco, ottimo, mi sembra che gli esempi sono una maniera più efficace. Una piccola nota, è stato creato anche un forte incentivo agli Stati membri a impiegare, a porre risorse loro, non soltanto quelle del bilancio dell'Unione, quindi ad aggiungere a queste poche risorse disponibili delle risorse nazionali in una maniera intelligente. Allora, poiché bisogna rilanciare gli investimenti, vi assicuriamo che gli sforzi che voi farete, terremo conto di questi sforzi nel valutare il cosiddetto patto di stabilità. Sapete, quando la Commissione dice non bisogna superare il 3% del deficit, bisogna raggiungere il pareggio di bilancio, e tutti si arrabbiano perché c'è il problema dell'austerity, eccetera, e la crisi, eccetera. Ecco, la Commissione Juncker ha fatto un grosso passo in avanti rispetto a questo, detto, quello che sarà impiegato per gli investimenti di questa natura, quindi certificati come l'interesse europeo, non contribuirà alla formazione del deficit, e in diversi modi, i contributi diretti non saranno addirittura calcolati nel deficit, quelli governativi a progetti cofinanziati neppure, se sono attraverso la base emissioni azionarie o obbligazionarie, equity si dice. E i contributi a fondo perduto potranno perfino beneficiare della deroga per il periodo di transizione. Insomma, tutto questo ha dato un forte stimolo, direi, e forse anche dietro questo c'è l'impegno della Cassa Depositi e Prestiti, a cui il Ministero dell'Economia ha detto via, così, perché abbiamo bisogno di queste deroghe. Questo è così una semplice immagine del portale dei progetti di investimento europei, in italiano, portale dei progetti di investimento europei, a cui tutti potete accedere, e per capire un po' come funziona. E lì dove
le piccole imprese, chiunque può mettere, può descrivere un progetto che desidera far finanziare. Questo senza nessuna garanzia, ben inteso. È una vetrina, sembra una cosa banale, ma non esisteva finora. È come le offerte di lavoro: se non ci sono i piccoli annunci, uno non sa come trovare lavoro, come le agenzie. Ecco, il portale dei progetti di investimento è una cosa che sta funzionando, dove comincia ad essere finalmente alimentato. Un'altra cosa, questo purtroppo ancora nella traduzione italiana non esiste, ma è il portale per la consulenza tecnica. Devo fare una nota dolente: in effetti conoscere l'inglese aiuta moltissimo in queste cose, quindi anche, voglio dire, le piccole imprese però hanno difficoltà. Bene, però ci sono sempre più giovani bravissimi che conoscono i computer, che conoscono l'inglese. Avvaletevi delle competenze delle persone per esplorare queste possibilità, perché il polo della consulenza tecnica per gli investimenti vi mette in contatto con esperti che, laddove avete dei dubbi sul percorso da fare, su come formulare un progetto, esiste, e questo la Commissione e la Banca Europea degli Investimenti soprattutto qui si è impegnata, appunto. Ecco, quindi tre pilastri: finanziamenti, assistenza tecnica, portale dei progetti. E poi avevo detto tutta l'azione che si cerca di fare pressione sulle riforme, incentivi al governo. E intanto, a che punto siamo dopo 2 anni dalla nascita del piano di investimenti? Nonostante tutte le, qualcuno direbbe, i gufi, che diceva non funzionerà, sono le solite cose, eccetera, siamo in linea con gli obiettivi. A tutt'oggi, appunto, abbiamo il numero di finanziamenti approvati, sono 36, questi sono dati a livello europeo, sono 36,9 miliardi di finanziamenti FES approvati, e per un totale di investimenti attesi di 194 miliardi. Questi sono dati BEI, quindi verificati, e il che significa che siamo al 62% dell'obiettivo che ci si era dato per il 2019, scusate, per la fine della commissione. Quello era l'orizzonte che ci si era dato, quindi direi un risultato di tutto rispetto. Qui avete anche un'idea della composizione settoriale degli investimenti, e vedete che le società di piccole dimensioni sono una percentuale piuttosto consistente, il 29%, e quindi siamo tranquilli che le piccole e medie imprese hanno beneficiato, contrariamente a quello che si temeva, saranno soltanto i grandi, le grandi infrastrutture, eccetera. No, una buona parte è andata alle piccole e medie imprese. Ci sono varie ragioni che hanno spinto il Presidente Juncker a dire: questo piano va esteso, non soltanto questa, appunto, l'evidenza che le cose stanno funzionando, ma anche la consapevolezza che queste attività messe in piedi, intanto tutte le strutture messe in piedi, il portale eccetera, hanno una validità che va veramente al di là, rispondono a un bisogno che va al di là dell'esigenza contingente, la contingenza che ha giustificato la messa a punto del piano. E quindi si è adoperato per estendere il piano, e attualmente c'è, il Parlamento europeo ne sta discutendo. E allora, intanto questo era il bilancio. A maggio 2017 il Fondo europeo ha stimato a 194 miliardi di nuovi investimenti stimati in 28 Stati membri. Ci si attende 425.000 piccole e medie imprese. Tenete conto che le piccole e medie imprese sono l'85% circa delle imprese in Europa, e che questo abbia generato, stia generando circa 100.000 nuovi posti di lavoro. Quindi, tutto sommato, con uno sforzo finanziario limitato, si è riusciti, grazie al fatto di aver messo assieme questa struttura complessa e articolata, e che si muove a più livelli, come ho detto, di informazione, di consulenza, di attivazione, di capacità, insomma, che sta funzionando. L'Italia è al primo posto, lo dicevo, con una previsione di oltre 32 miliardi di euro già mobilitati fino a maggio 2017. La proposta che attualmente è in discussione in Parlamento
prevede intanto un'estensione al 2022 del programma di piano di del Fondo Europeo di Investimenti, con l'idea che questo obiettivo di 315 miliardi sia esteso a 500 miliardi entro il 2020 e a raggiungere 630 miliardi nel 2022. Tra l'altro questo sarebbe un orizzonte temporale che consentirebbe di far entrare a pieno regime di portare queste altre strutture che sono state attivate, il portale degli investimenti e il polo di assistenza tecnica, che ovviamente hanno preso un po' di tempo per essere completamente attivati. Quali sono i risultati? Allora, i 36 progetti approvati per l'Italia ammontano a 3,4 miliardi di euro di finanziamento della BEI tramite il fondo, con la garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici. L'attesa è che questo mobiliti 10 miliardi e mezzo circa di euro di investimenti. Per le piccole imprese è stato mobilitato 1,6 miliardi di euro e si prevede che questo attivi fino a 21, quindi il moltiplicatore è molto più elevato ovviamente per le piccole e medie imprese, lo potete vedere, e che siano circa 200.000 società di piccole dimensioni a beneficiarne. Un ruolo importante è quello delle piattaforme di investimento. Questa è una formula nuova, un'altra delle strutture, delle novità create al piano di investimento è quello di aver capito che le piccole imprese hanno più difficoltà a muoversi da sole, ma se si coalizzano e formano delle piattaforme, questo può creare delle realtà nuove. Poi farò un breve esempio che mostra come veramente questo sia una formula che può aprire parecchie strade. Qui c'è una serie di esempi che un po' sono pertinenti al tema di oggi, due minuti e ho finito, saremo in perfetto tempo. Allora, qui c'è una serie di esempi, comunque le slide ve le posso, saranno a vostra disposizione, quindi se volete sapere di più, a parte che ci sono i siti su cui potete consultarli. Ci sono tanti belli esempi italiani che vanno dal settore idrico a quello della piattaforma per le piccole imprese a mezzogiorno, a quello dei contatori del gas intelligente, poi all'aggiornamento delle strutture per il riciclo dell'acqua reflue, c'è di tutto, molta parte ambientale, l'energia e l'ambiente giocano un ruolo importante. E invece vi parlerò di un progetto francese, un minuto che mi spetta di dirti un progetto francese, perché in questo forse loro ci hanno un po' preceduti nel creare un progetto integrato tra fondo del piano Juncker e fondi strutturali, forse perché loro sono più bravi a usare i fondi strutturali di noi, e lì ora vorrei... Bisognerebbe che il piano di investimenti serva anche a migliorare la nostra performance nell'uso dei fondi regionali e strutturali, che hanno una logica diversa, ma sono lì, sono dedicati a noi e li perdiamo se non li usiamo. E purtroppo il Sud ha una pessima tradizione nell'utilizzo dei fondi strutturali. Ma ora c'è la regione Puglia che spero ci darà qualche buona notizia in proposito. Però questo esempio francese mi ha veramente molto fatto pensare, perché in realtà loro si sono proposti l'obiettivo di raggiungere emissioni zero, un obiettivo molto sentito dal punto di vista ecologico, ambientale in questa zona della Francia e Nord Pas-de-Calais. E lì che hanno fatto? Sono riusciti a mettere assieme i fondi strutturali, a mobilitare la BEI con fondi aggiuntivi del piano Juncker e a usare questo per fare una sorta di crowdfunding, cioè per mobilitare tutta la gente intorno a questo obiettivo e a raccogliere una quantità di soldi che eccedono i costi che erano stati previsti per la realizzazione di questo progetto. Ecco, questo è veramente soltanto un'operazione di informazione, mobilitazione e di innovazione nell'uso delle risorse, direi, europee, nazionali, locali e della gente individuale, perché la gente si mobilita su un obiettivo che sente fortemente e è disposta anche a mettersi del suo. Io ho finito qui,
messaggi per congedarvi e per dare la prima di passare la parola a Martina Colombo. Credo che il piano di investimenti abbia fatto tre cose positive. Uno, creare nuove strutture. Due, creare un forte impegno all'informazione e alla mobilitazione degli attori nazionali. E tre, cambiare un po' la logica del rapporto tra Europa e cittadini, imprese in generale, nel senso che siamo sempre abituati a vedere l'Europa come questo mammut che distribuisce questi fondi con grandi regolamentazioni, con vincoli pesanti. Ecco, questa l'ha trasformata un po' in una procedura che parte dal basso, sollecitando le iniziative delle imprese, dei giovani, dei micro attori anche, a osare proponendo i loro progetti. E Piano Juncker ha indotto a chiedersi non come faccio a usare i soldi europei, ma come faccio a finanziare il mio progetto perché il mio progetto vale. E questa è la cosa, credo che sia un cambiamento culturale che promette bene per il futuro. Grazie per l'ascolto. Grazie ad Antonia Carparelli per il suo intervento, che a mio avviso è stato veramente illuminante per inquadrare il senso di tutta l'iniziativa. Il framework, come si dice, generale è chiaro. Ora passiamo all'aspetto di più finanziario, generazione di risorse finanziarie, e quindi entrare in quella piramide che abbiamo visto illustrata dalla dottoressa Carparelli in precedenza. Per entrare in questa piramide abbiamo scelto un'esperta di piramidi, perché la dottoressa Martina Colombo della Cassa Depositi e Prestiti, che costruisce le piramidi e che, come è stato già anticipato dalla dottoressa Cartarelli, è il referente italiano per questa iniziativa comunitaria. Prego. Grazie anche dell'invito della Cassa Depositi e Prestiti. Proverò a spiegarvi qual è il nostro ruolo in questo nuovo piano di investimenti per l'Europa, cosiddetto piano Juncker, come lo conosciamo, diciamo, nel gergo di tutti i giorni. Cassa Depositi e Prestiti, immagino più di voi sia nota perché per tanti anni ha supportato l'economia dei territori attraverso i finanziamenti agli enti locali, alle province, alle regioni. Quindi lo facciamo da quando siamo stati fondati nel 1850, e lo facciamo utilizzando il risparmio postale. Quindi quando diciamo, andate a comprare buoni biglietti postali, è la Cassa Depositi e Prestiti che li emette. Il nostro ruolo promozionale, quindi di supporto all'economia che nasce in questo modo, si è evoluto in maniera straordinaria negli ultimi anni, a partire dal 2003, quando la Cassa è stata privatizzata. Nel senso che siamo una società per azioni, ma siamo una società per azioni a controllo pubblico. Azionista di maggioranza è sempre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma non siamo più una direzione del Ministero, siamo un qualche cosa di autonomo. E abbiamo iniziato a fare di più, utilizzando il risparmio postale e anche altre forme di raccolta, più tradizionali del sistema bancario, quindi raccolta sul mercato dei capitali. Abbiamo iniziato a finanziare infrastrutture, e dal 2009 abbiamo iniziato a supportare le aziende. L'abbiamo fatto in particolare con un focus sul supporto all'export e all'internazionalizzazione, che sono i due driver più importanti della crescita della nostra economia. Abbiamo acquisito la SACE, la cosiddetta Export Credit Agency dell'Italia, e la Siemens anche. Poi dal 2015 è iniziato questo impegno molto forte, anche su input del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha voluto da subito un nostro impegno intenso all'interno dell'evoluzione del piano Juncker, in collaborazione con i partner europei che vedete raffigurati lì in basso nella slide, no? Quindi la Banca Europea per gli Investimenti e il Fondo Europeo per gli Investimenti, che in quella piramide descritta dalla collega che sono i due bracci operativi, no? I due primari destinatari di questa super garanzia che la Commissione Europea ha messo a disposizione per aumentare la capacità di presa di rischio di noi soggetti che prendiamo questo rischio. Noi e altri soggetti come noi in Europa, in tutta l'Europa più o meno, quasi tutti i paesi hanno un istituto nazionale di promozione come la Cassa Depositi e Prestiti,
entriamo in questo schema, che può essere una piramide o può essere un puzzle, come lo vedete raffigurato in basso, supportando e collegando in qualche modo l'Europa con i territori. Il motivo per cui peraltro oggi siamo qui a raccontarvi questa storia di successo dell'Italia. La Cassa Depositi e Prestiti ha anche un, diciamo, dal 2016 un nuovo piano industriale molto importante che si sposa bene con il piano di investimenti per l'Europa, piano Juncker, in quanto diciamo, l'obiettivo della Cassa è mobilitare risorse proprie, ma anche attrarre capitali da soggetti terzi. Quindi il concetto di usare le nostre risorse del nostro bilancio, ma per attrarre capitali e risorse dall'esterno, incluse le risorse ad esempio del piano Juncker, a fine di mobilitare più risorse possibili a beneficio dell'economia del paese. Il piano è molto ambizioso, 5 anni, vedete qui i pilastri, quindi quello tradizionale, supporto al, diciamo, a tutto quello che è il settore pubblico, le infrastrutture, molto importante, vi ho detto, l'impegno nei confronti delle imprese, in particolare con focus sull'internazionalizzazione e anche valorizzazione del patrimonio immobiliare che in parte abbiamo ereditato anche dal demanio e che stiamo riconvertendo in iniziative a supporto anche qui dello sviluppo dei territori. Ruolo dell'Europa fondamentale in questo schema e a un anno circa dal lancio del nuovo piano industriale possiamo anche con orgoglio affermare che gli obiettivi sono in linea con quello che avevamo immaginato di poter fare. Centrale sostenere le imprese, centrale sostenere lungo tutto il ciclo di vita. Qui vedete un po' tutto il nostro impegno dalla fase di start-up alla fase poi di sviluppo, consolidamento e rilancio delle aziende. Lo facciamo con strumenti nuovi, totalmente nuovi per la Cassa, rispetto al tradizionale supporto in termini di liquidità che forniamo alle banche. Lo facciamo anche con nuovi strumenti di equity, quindi investimenti tramite fondi di fondi tipicamente e meccanismi di risk sharing, quindi di condivisione dei rischi come appunto le piattaforme di investimento che andremo a descrivere tra poco. Dove vedete le stelline europee è un'iniziativa più lunga. La Cassa come arriva alle imprese? Ci arriva, diciamo, tipicamente soprattutto piccole e medie imprese in modalità indiretta e questa è la stessa modalità con cui anche la BEI e il FEI operano. Arriviamo alle imprese tramite gli intermediari finanziari, quindi un ruolo fondamentale che hanno le banche e gli intermediari finanziari nell'aiutarci a veicolare le risorse e implementare i prodotti. Lo facciamo a volte anche in maniera diretta, lo facciamo un po' di più rispetto al passato, quindi su aziende di dimensioni medio-grandi possiamo insieme alla Banca Europea per gli Investimenti intervenire congiuntamente e insieme anche alle banche naturalmente, che sono sempre un ingrediente importante, ma in maniera diretta con varie forme e vari prodotti, dai classici finanziamenti, anche bond, garanzie, project financing, eccetera. Quindi il piano Juncker che cosa ha rappresentato per noi? Ha rappresentato, diciamo, un'opportunità importante per in qualche modo anche adeguare il nostro schema di intervento alla modalità immaginata dalla Commissione di utilizzare le risorse pubbliche in maniera nuova, non come fondo perduto ma come uno strumento di protezione a una maggiore presa di rischio. Quindi a livello nazionale, con la legge di stabilità del 2016, la Cassa ha acquisito a livello istituzionale questo ruolo di istituto nazionale di promozione e siccome noi operiamo per mandato di legge, quindi noi operiamo secondo quello che la legge ci dice di fare, la legge ci ha autorizzato a utilizzare il risparmio postale per le iniziative del piano Juncker e lo facciamo utilizzando una garanzia nazionale che assomiglia un po' a quella del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici che è a beneficio della Banca Europea per gli Investimenti e del Fondo Europeo per gli Investimenti. Lo facciamo attraverso la strutturazione di piattaforme di investimento. E vi racconterò tra un attimo che cosa sono. Avete sentito il piano in linea con gli obiettivi in termini di risultati, lo è anche per noi. Abbiamo, diciamo, inizialmente i vari istituti nazionali di promozione avevano messo a disposizione un certo ammontare di risorse, complessivamente 43 miliardi in tutta Europa, di cui 8 messi a disposizione della Cassa per l'Italia. Ne abbiamo al momento, abbiamo deliberato iniziative che attivano 5 quasi di questi 8 miliardi e secondo le metriche del piano andremo a mobilitare investimenti per circa 10 miliardi.
delle iniziative che vedete qui rappresentate, le prime quattro sono a favore delle piccole e medie imprese che hanno avuto diciamo, una sorta di anche priorità, sono andate un po' in rampa di lancio nell'implementazione del piano, grazie anche all'esistenza di strumenti già noti alle banche. E l'ultima, che poi in realtà ne era più di due, è a favore invece della finestra cosiddetta infrastrutture e innovazione, quindi per progetti un po' più grandi. Avete sentito anche l'importanza del ruolo di preparazione dei progetti, abbiamo firmato un accordo con la BEI per supportare anche l'attività di strutturazione e preparazione attraverso l'advisory hub. E questo ci ha fruttato in Europa, devo dire, una buona reputazione a livello nazionale, quindi potete essere fieri che l'Italia in Europa è diciamo, annoverata tra i paesi che hanno saputo accogliere al meglio l'opportunità offerta dal piano Juncker. Ora vi spiego l'effetto leva con la prima delle piattaforme, quella più grande e più importante che abbiamo lanciato. Perché l'effetto leva, come funziona? Allora, partiamo dall'alto, dalle piccole e medie imprese, sono lassù in cima. Come arriviamo alle piccole e medie imprese? Ci arriviamo in modalità indiretta, cioè tramite le banche. Che cosa facciamo affinché le banche possano fare di più? Potenziamo lo strumento nazionale a loro più noto, più conosciuto e conosciuto anche a voi imprenditori, che è il fondo di garanzia. Come facciamo a potenziare il fondo di garanzia? Gli diamo delle controgaranzie. E siccome siamo più soggetti che hanno questo ruolo di condivisione del rischio, riusciamo a fare più di quanto un singolo soggetto o singole risorse non possano fare. Quindi la piattaforma di investimento è uno schema di controgaranzia che dà risorse al fondo di garanzia delle piccole e medie imprese. Lo dà utilizzando le risorse del programma COSME, che probabilmente conoscete e di cui avete sentito parlare. Quindi utilizzando risorse europee che vengono raddoppiate da risorse della Cassa Depositi e Prestiti e dalla garanzia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riusciamo a dare un volano al fondo di garanzia che ha questo effetto leva di cui abbiamo parlato. Quindi parliamo nello specifico con questa prima iniziativa di dare al fondo di garanzia un portafoglio di circa 3 miliardi che può utilizzare per concedere nuove garanzie alle banche che concederanno nuovi finanziamenti alle imprese. Perché abbiamo fatto questo? Perché è lo strumento più noto, è una macchina che gira, è un meccanismo che funziona. E siccome questo è un meccanismo complesso, no? Per essere sicuri che poi effettivamente i fondi arrivino e vengano erogati alle imprese, il modo giusto per farlo è utilizzare un meccanismo noto alle banche, noto alle imprese e che può funzionare. Quindi grazie a questa iniziativa che utilizza 112,5 milioni di euro del programma COSME, che vengono raddoppiati da Cassa e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riusciamo a, secondo le metriche del piano, riusciremo a raggiungere circa 70.000 piccole e medie imprese in tutta Italia che potranno riuscire a effettuare nuovi investimenti per circa 6 miliardi. Quindi in questo senso la piramide la vedete un po' al contrario, no? Nel senso che le risorse del piano Juncker stanno qui alla base e l'effetto di amplificazione si sviluppa verso l'alto. In complementarietà a quello che abbiamo fatto utilizzando, diciamo, dando volano al fondo di garanzia, abbiamo immaginato un altro strumento complementare, quindi dove il fondo non arriva perché ci sono limiti, no, che immagino conosciate anche per il fatto che ci sono delle componenti di aiuto all'interno dello strumento, abbiamo immaginato un meccanismo di intervento più diretto di cassa che rilascia sempre delle garanzie, quindi accesso al credito, tramite SACE, alle aziende che hanno due caratteristiche, sono le due I di questa iniziativa che si chiama 2I per l'impresa. Hanno la caratteristica di essere innovative, perché usiamo le risorse del programma Innofin, e hanno la caratteristica di essere propense all'internazionalizzazione, quindi di espandersi all'estero, sono poi le caratteristiche della garanzia della SACE. Quindi coniugando queste due caratteristiche siamo in grado di offrire una garanzia fino all'80% alle imprese che hanno appunto le due caratteristiche di essere innovative e doversi internazionalizzare, attraverso sempre le banche, quelle convenzionate le vedete lì rappresentate sulla slide, e anche in questo caso abbiamo detto maggiore accesso al credito attraverso uno strumento di garanzia.
Il fatto di usare le risorse comunitarie, che vantaggio ha per la piccola e media impresa? Che paga un prezzo più basso. Ora, con il fondo di garanzia è meno evidente, perché la garanzia è gratuita, ma in questo caso, ad esempio, dove utilizziamo le risorse del programma Innofil, mettendo insieme una garanzia a mercato come quella della SACE con le risorse comunitarie che tipicamente sono o gratuite o comunque a un prezzo calmierato contenuto, l'effetto finale per la piccola e media impresa è di avere a disposizione una garanzia a condizioni più vantaggiose. Qui vedete qualche esempio, ho verificato, purtroppo in Puglia non ne abbiamo, speriamo di averne presto, anche se poi le banche convenzionate oggi forse non sono proprio le banche che coprono di più il territorio, però per esempio il programma Innofil so che è implementato dalla Banca Popolare di Bari, che l'ha utilizzato anche nel passato, e questo è uno strumento che in parte assomiglia a questo tipo di modalità di intervento. Poi abbiamo promosso una piattaforma che in realtà è paneuropea, quindi c'è Cassa Depositi e Prestiti e ci sono altri soggetti come noi in Europa, in particolare la Cassa tedesca è venuta a investire qui in Italia, e anche in questo caso interveniamo in maniera indiretta perché aiutiamo gli intermediari finanziari a liberare capitale per concedere nuovo credito. Il pilota che è stato utilizzato è Alba Leasing, che ha beneficiato di 2 delle 4 transazioni che abbiamo chiuso l'anno scorso, e anche in questo caso il meccanismo è liberiamo capitale affinché l'intermediario conceda nuovo credito. Questo è un meccanismo, diciamo, in qualche modo forzato, nel senso che chi beneficia delle risorse deve impegnarsi a concedere nuovo credito alle piccole e medie imprese. La quarta iniziativa è un'iniziativa di Equity. Qui stiamo supportando le idee della ricerca scientifica italiana, le eccellenze della ricerca scientifica italiana nella loro fase di start-up, quando da idee di ricerca devono diventare nuovi prodotti, nuovi servizi. La piattaforma si chiama Itatech, è dedicata al technology transfer, quindi alla proprio questa fase in cui le idee diventano nuove iniziative di impresa. E in questo caso CDP e il Fondo Europeo degli Investimenti coinvestono in una serie di fondi che sono in questo momento in fase di selezione, e i fondi dialogheranno con centri di ricerca, università, per creare una pipeline, un insieme di iniziative che auspicabilmente diventeranno nuovi prodotti e servizi che il nostro paese può mettere a disposizione del paese e dell'Europa. Passando invece sulla parte infrastruttura e innovazione, due iniziative importanti, una per i grandi progetti infrastrutturali, quindi in questo caso la BEI e la Cassa cofinanziano con le banche i grandi progetti strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, della banda ultralarga e anche le infrastrutture sociali. L'altra, in modalità, abbiamo detto, diretta, queste ultime due, coinvestimento, cofinanziamento di BEI e di Cassa Depositi e Prestiti per finanziare le aziende di medie dimensioni nei progetti che sono, diciamo, eleggibili per il piano Juncker, peraltro che dà grandissimi gradi di libertà, e quindi buona parte dei progetti che hanno le nostre aziende sono tipicamente eleggibili. Ultima iniziativa su cui vi do soltanto un flash, perché è vero che c'è il porto di Calais che è arrivato primo, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte. Con il Fondo Europeo per gli Investimenti stiamo promuovendo una piattaforma multiregionale sempre di garanzie, dedicata però al settore agricolo e dell'agroindustria, che è un po' escluso come settore di intervento diretto del piano. Quindi è importante, la Puglia fa parte dell'iniziativa. Anche in questo caso usiamo i fondi strutturali, questa volta, con un meccanismo simile al primo che ho raccontato della piattaforma per le piccole e medie imprese, quindi concediamo garanzie agli intermediari finanziari, dovranno promuovere i finanziamenti alle piccole e medie imprese e agli imprenditori del settore agricolo e agroindustriale. Tutte le iniziative sono sul nostro sito, quindi vi invito ad andare a consultarlo, e poi avete i dettagli nella presentazione, se avete delle domande saremo contenti di rispondervi. Mi scuso, ma oggi non posso fermarmi, ma insomma, magari tramite gli organizzatori, se ci sono domande che vogliono veicolare, ecco, siamo lì poi di magari rispondere a me. Grazie.
grazie a Martina Colombo per l'eroico tentativo di stare nei 15 minuti, e questa volta c'è riuscita veramente, quindi ringraziamento doppio. Ora cominciamo appunto con il dottor Calabrese Pietro della Regione Puglia, che per la regione è funzionario della sezione infrastrutture energetiche e digitali, ma in particolare responsabile del procedimento con riferimento all'avviso pubblico da poco pubblicato a valere sui fondi dell'azione 4.1 del piano operativo FESR 2014-2020, e che ovviamente ha a che fare con i temi che abbiamo annunciato essere al centro di questo nostro incontro, cioè energia e fonti alternative. Tutto tutto? Perfetto, allora concedo. Grazie. Anche a lei 15 minuti. Ah sì, chiedo scusa, io non sempre ho lucidità per guardarmi tutto. Eccolo qui, sì. Ci sono già degli incontri in corso con i colleghi di Puglia Sviluppo, quindi chi è interessato ad avere primi scambi di idee con questi nostri amici esperti naturalmente delle tematiche di cui stiamo parlando oggi, possono già iniziare gli incontri bilaterali al fine di evitare accumuli verso la fine dell'incontro. Sì, buon pomeriggio. Rappresento il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Puglia e innanzitutto ci tengo a portare i saluti del professor Laforgia, direttore del Dipartimento, e dell'ingegner Chiadaresta, dirigente della sezione, e sono qui per dare evidenza di quelle che sono le linee di approccio del nostro Dipartimento ai nuovi temi dell'energia in campo. Quindi innanzitutto ci tengo a precisare che i nostri cardini operativi sono lo sviluppo economico però principalmente sostenibile, cioè stiamo cercando di mandare avanti una politica volta a incrementare lo sviluppo delle imprese, però volta anche a tutelare l'ambiente e soprattutto su una base basata sulla ricerca e sull'innovazione. Quindi con questa politica noi della sezione abbiamo implementato tre punti cardine su cui operare, quindi abbiamo l'autorizzazione unica che rimane sempre un campo di nostra competenza, quindi l'autorizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 387/2003, e in particolare siccome ci siamo accorti che a valle delle normative nazionali il numero degli impianti, quindi delle istanze presentate, è diminuito, stiamo cercando di operare sul revamping, cioè sul miglioramento dell'efficienza degli impianti esistenti. Di questo ce ne occuperemo più avanti nelle varie slide successive. Poi, come diceva il professore, abbiamo messo in campo l'azione 4.1 sull'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Questa è una delle azioni più importanti della regione, infatti dal 2 giugno fino al 30 di agosto è attivo il bando, cioè la presentazione telematica delle stanze da parte degli enti locali per un importo complessivo di quasi 158 milioni di euro. Successivamente stiamo anche attuando le varie prescrizioni del decreto legislativo 192/2005 e i decreti attuativi 74 e 75 del 2013. Quindi nella sostanza quello che stiamo cercando di fare è operare dal produttore, quindi da gli impianti da fonte rinnovabile in sé per sé, quindi che producono energia, e stiamo cercando di innovare, di arrivare fino all'utenza finale, fino all'utente finale, cercando di praticamente migliorare la qualificazione energetica degli edifici, e non solo, stiamo anche cercando di implementare quelle che sono le esigenze degli edifici in funzione delle caratteristiche energetiche, cioè con l'introduzione della settimana scorsa della deliberazione della giunta 807 abbiamo stipulato un atto di convenzione con l'Enea per mandare il prima possibile in rete il catasto telematico che permette ai vari utenti, quindi parliamo di tecnici, di presentare l'attestato di prestazione energetica utilizzando un software messo a disposizione di Enea, che permette non solo di accelerare i tempi in termini di proprio redazione e trasmissione del certificato di prestazione energetica, ma anche
e soprattutto di fornire alla Regione un elenco puntuale di quella che è la situazione immobiliare, al fine anche di indirizzare le politiche future volte all'implementazione appunto della prestazione energetica. Altresì stiamo redigendo una nuova delibera di giunta che è sempre attuativa dei DPR 74 e 75. Questa volta invece gli attori sono sia gli ispettori degli impianti termici, sia i vari soggetti abilitati alla certificazione energetica. Stiamo cercando anche di creare un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati alle attività di ispezione e alla gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori. Allora, l'approccio che noi stiamo cercando di dare è un approccio bottom up, cioè non cerchiamo di disposizioni che vengono dall'alto, ma cercare di ascoltare la platea più ampia di stakeholders e ordini e persone interessate alla questione, in modo tale da rendere più partecipata possibile. Allora, in ambito di energia, è proprio il tema del nostro incontro. Allora, la situazione in regione e in particolare dell'azione del nostro servizio può essere riassunta in questa torta. Noi abbiamo 221 megawatt autorizzati, quindi parliamo di autorizzazioni rilasciate dal nostro ente, relative ai impianti eolici, 698 megawatt relativi a impianti fotovoltaici e 285 megawatt di impianti a biomassa. Allora, io mi concentrerò nell'intervento soprattutto sull'eolico e sul fotovoltaico per un semplice motivo, perché sono anni che la biomassa praticamente in Puglia è ferma. E in particolare in questa fase ricordiamoci del numero 698. Perché? Perché sul fotovoltaico innanzitutto abbiamo una situazione di questo tipo. Cioè abbiamo un consumo, quindi ciò che viene praticamente immesso in rete effettivamente viene consumato dal terziario e dal residenziale, e che rispetto alle diverse regioni italiane è comunque un dato il più alto a disposizione. Questo è un esempio di impianto fotovoltaico sul Foggia, quindi parliamo di potenze importanti, 12,7 megawatt, quindi circa 25 ettari di territorio. Questo è un impianto qui vicino a Surbo ed è un impianto ibrido eolico e fotovoltaico. Questo è un altro impianto fotovoltaico, così di piccole dimensioni, sul Foggia parliamo di circa 2 megawatt. Allora, dicevo di tenere a mente quel dato di 700 megawatt precedenti circa di autorizzato di fotovoltaico, perché effettivamente da un confronto con i dati del GSE ci siamo accorti che molte di questa potenza che noi autorizziamo effettivamente non viene immessa in rete, cioè gli impianti non vengono realizzati. In particolare dei 2500 megawatt totali di energia prodotta da fonte fotovoltaica, abbiamo che 2000 circa sono relativi a piccolissimi impianti, quindi quasi utenze domestiche che vanno da 1 kW fino a 1 MW, e solo 525 MW derivano da grossi impianti, quindi da officine elettriche, che passano dall'autorizzazione unica, quindi da un iter abbastanza complesso. Quindi la prima osservazione, come dicevo, è proprio questa, che 173 megawatt che noi abbiamo autorizzato effettivamente non sono entrati in rete. Quindi vuol dire che abbiamo prodotto solamente carta straccia, cioè abbiamo lavorato, perché un iter di autorizzazione unica comunque comporta un lavoro di 3 anni, 40 enti interessati, vuol dire che non si sono determinate le condizioni di mercato affinché questa potenza venisse immessa in rete. Quindi lavoro sprecato. La seconda osservazione è un'altra, e cioè relativa al fatto che l'ultimo impianto fotovoltaico su suolo agricolo è stato autorizzato nel 2011. Cioè abbiamo degli impianti, una finestra di impianti che praticamente parte dal 2007 e arriva al 2011, l'ultimo appunto impianto autorizzato, e che è rimasta congelata nel tempo. Allora, per mia esperienza posso dire che già dal 2007 al 2011 c'è stato un miglioramento, un'innovazione tecnologica che ha portato alla riduzione a parità di potenza del suolo agricolo praticamente pari a un terzo, cioè 10 megawatt nel 2007 significava circa 20 ettari, nel 2011 portavano più o meno a un
25% in meno, quindi una drastica riduzione. Quindi c'è stata un'evoluzione tecnologica che comunque si è fermata al 2011. Stesso discorso dove lo possiamo fare per l'eolico. Allora, riportandoci, associandoci al grafico di prima sui consumi nazionali di energia da fonte eolica, notiamo che la Puglia comunque è leader sempre nel settore con 360 kilotonnellate di petrolio equivalente ed è il dato più alto. Anche in questo caso notiamo che il picco di installazioni eoliche, così come nel fotovoltaico, lo abbiamo avuto fino al 2012. Perché? Perché il mercato fino al 2012 è stato, diciamo, tra virgolette, drogato da quelli che sono stati gli effetti del conto energia. Quindi l'osservazione da fare, non è molto evidente nel grafico, però do io un suggerimento, è anche relativa a tutti gli impianti, diciamo, quindi all'inizio fino al 2005, dove praticamente abbiamo una potenza installata di 300 MW che è in questo momento congelata e che, diciamo, porta a è generata da installazioni numerose e praticamente scarsamente efficienti. Chiaramente con la chiusura del conto energia quello che si evidenzia è che c'è stato un picco di dal 2012 al 2014 c'è stato un picco, cioè un totale decremento delle installazioni eoliche e quindi anche un congelamento della potenza immessa in rete da parte di queste fonti diciamo, alternative. Quindi questo altro grafico è molto importante, si riassocia al discorso di prima, cioè dal 95 al 2005 abbiamo in Regione Puglia circa 400 aerogeneratori di piccola taglia, io associerei anche quelli del 2006-124 che comunque sono soggetti a vecchie tecnologie e sono poco efficienti perché innanzitutto hanno delle potenze bassissime, parliamo di 225, 660, 900 e arrivano fino al megawatt. E soprattutto sono numerosi, quindi hanno un impatto sull'ambiente importante. Infatti poi dal 2007 fino al 2014 diciamo, la tecnologia continua a portare risultati positivi, tant'è che adesso abbiamo aerogeneratori che arrivano addirittura a 5 megawatt di potenza ciascuno. E, questo è quello che vi dicevo, cioè noi abbiamo i generatori di questo tipo, cioè Torri e Traliccio, questi sono da 600 kW, che inevitabilmente formano un effetto serra, quindi hanno una ricaduta sull'ambiente importante. Tra l'altro creano anche un altro problema, nel senso che la Regione Puglia con l'adozione del PPDR, del Regolamento 24 e della DGR 3029 ha definito queste aree ineleggibili. Cioè sono state vincolate, quindi abbiamo il problema di aerogeneratori funzionanti che però si trovano in aree tutelate. Quindi questi sono aerogeneratori di tipo monopala, quindi proprio scarsamente efficienti. E quindi dicevo che questi poi tra l'altro sono gli effetti del conto energia, cioè noi ci siamo ridotti ad oggi ad avere 4-5 istanze di autorizzazione unica per anno, perché il picco che si è riscontrato nel 2007 poi ha dato evidenza solamente 3-4 anni dopo, perché le procedure di valutazione di impatto ambientale e quant'altro sono molto lunghe e hanno determinato praticamente effetti solamente 4 anni dopo. In questo caso è necessario quindi effettuare la terza osservazione in base a quello che ci siamo detti, e cioè che le stanze punto di autorizzazione unica dal 2012 ad oggi sono praticamente quasi nulle, diciamo 4-5 anni come ho già detto, soprattutto il fatto che non ci siano contributi statali o che questi siano legati ad aste contingentate del GSE determinano delle condizioni di mercato affinché l'operatore finale, quindi l'imprenditore, non cerca neanche di accedere a fonti di finanziamento terze, perché con l'abbattimento dei costi degli aerogeneratori, con le condizioni di mercato che si sono create, conviene realizzare, avere l'autorizzazione di realizzare l'impianto vendendo semplicemente energia, mettendo semplicemente energia in rete. Quindi stiamo cercando, abbiamo di interloquire anche col governo centrale, perché l'idea che abbiamo è quella di lavorare sul revamping, cioè indirizzare il mercato dell'energia sulla riqualificazione del patrimonio
legato agli impianti fotovoltaici e eolico, cercando di migliorare queste 520 torri che comunque sono presenti sul territorio, sono funzionanti e sono in aree diciamo vincolate. Hanno quindi un elevato impatto ambientale perché hanno un effetto selva importante e soprattutto rispetto a un grosso aerogeneratore, come contrariamente possiamo pensare, hanno una velocità del rotore elevata. Quindi significa che un piccolo aerogeneratore determina una rotazione hanno una velocità di rotazione a mozzo praticamente elevatissima, quindi con effetti sulla fauna e tutto quello che ne discende. Effettivamente un aerogeneratore di grandi dimensioni, quindi parliamo dai 2-3 MW, ha comunque velocità del rotore molto basse e quindi impatti ambientali minori. Quindi questo è un grafico che riassume, ecco, la nostra attività e quello che è il mercato dell'eolico negli ultimi anni, e su questi dati noi stiamo indirizzando la nostra politica, cioè stiamo cercando di tutelare l'ambiente evitando consumo di suolo, quindi ulteriori impianti fotovoltaici che creano desertificazione, ulteriori torri eoliche e quant'altro, per riqualificare ciò che noi abbiamo già a disposizione e che negli anni sta diventando sempre più obsoleto, cioè la velocità di obsolescenza di queste macchine diventa quasi impressionante. Possiamo pensare addirittura che un impianto fotovoltaico ha una perdita di efficienza pari al 6% annuo. Ora, nessun impianto fotovoltaico è arrivato alla fine della vita nominale, quindi possiamo pensare che si attesterà, però effettivamente riscontri effettivi noi non ne abbiamo di mercato. Quindi stiamo pensando a lavorare su questo settore indirizzando la politica. Chiaramente non è facile perché diventa difficile trovare gli equilibri, però stiamo indirizzando la nostra politica in questo senso, quindi operando col governo centrale, cercando anche, non nascondo anche la difficoltà, perché proprio in questi giorni è anche in discussione un decreto che dovrebbe riportare la competenza della via a Roma, quindi diciamo ci sono tanti fattori. Però diciamo nel medio periodo stiamo lavorando in termini di energia in questo senso. Quindi ecco, queste sono già torri eoliche, non sono recentissime, però diciamo sono già più moderne rispetto alle torri a traliccio monopalle che abbiamo visto prima. Diciamo questi insediamenti sono già attualmente migliorabili, perché la tecnologia permette addirittura di avere anche degli aerogeneratori con sistemi di induzione magnetica che praticamente con pochissimo vento riescono ad essere efficienti. Quindi la nostra politica è indirizzata sostanzialmente al revamping, cioè alla riqualificazione del patrimonio esistente, cercando appunto di non di evitare ulteriori insediamenti di questo tipo. Passando poi al secondo tema, cioè quello relativo all'azione 4.1, cioè gli interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici. Allora, abbiamo messo in campo questa azione con i seguenti obiettivi. Innanzitutto cerchiamo di promuovere progetti che hanno investimento su edifici e strutture pubbliche per limitare il livello di efficienza energetica. Quindi stiamo cercando di lavorare anche sugli utenti finali in modo tale da migliorare il parco edilizio che abbiamo a disposizione, quindi consumando, portando diciamo, l'utente ad avere un consumo finale di energia diciamo, il minimo possibile, tendendo agli edifici ed energia quasi zero, quindi migliorare la sostenibilità ambientale delle prestazioni energetiche del patrimonio edilizio. Allora, a questa azione possono partecipare le amministrazioni pubbliche, le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le amministrazioni statali. Quindi la dotazione complessiva è di 157 milioni di euro, come detto prima, però l'abbiamo contingentata, cioè abbiamo destinato 10 milioni di euro alle amministrazioni statali, 30 alle aziende sanitarie e ospedaliere e la restante parte alle amministrazioni pubbliche. Ogni soggetto, quindi ogni ente pubblico, può presentare al massimo 3 istanze, ognuna per 5 milioni di euro, chiaramente su immobili differenti. Questi sono i requisiti di ammissibilità, cioè abbiamo cercato di ampliare il più possibile la platea degli utenti, soprattutto cercando anche di utilizzare dei sistemi informativi avanzati. Stiamo cercando di accorciare le distanze tra l'utente finale e noi che alla fine eroghiamo i contributi,
implementando, utilizzando, stiamo utilizzando ad esempio di Oracle Apex, un sistema informativo diciamo, che è più evoluto che abbiamo a disposizione, proprio perché abbiamo azzerato il cartaceo, quindi lavoriamo solo sul telematico e quindi ritornando ai requisiti che devono avere gli enti e chi vuole partecipare al bando, innanzitutto ci indirizziamo verso gli edifici esistenti, quindi sempre per quel discorso del consumo di suolo, non saranno ammessi interventi sui immobili di nuova costruzione o su ampliamenti, cerchiamo anche di dare una certa qualificazione di quello che è il risultato finale, cioè noi vogliamo un risultato, una classe energetica finale che non sia inferiore alla classe C. Questi interventi chiaramente sono indirizzati anche a coloro che vogliono installare impianti da fonte rinnovabili, però esclusivamente per autoconsumo, quindi vendita di energia cerchiamo di bypassarla. I criteri di valutazione delle istanze sono, insomma, sono questi qua e sono riferiti alla qualità tecnica dell'intervento, perché l'idea è quella di finanziare interventi che siano immediatamente cantierabili, cioè noi chiediamo il progetto dei progetti esecutivi o definitivi in modo tale che l'amministrazione che propone possa immediatamente metterlo a gara e quindi erogare immediatamente il contributo. Lo scopo è sempre quello di ridurre, quindi di migliorare l'efficienza riducendo l'indice di emissione di CO2, quindi passare dal carbone sostanzialmente al rinnovabile nei termini appunto di quello che è l'efficientamento energetico. Quindi stiamo anche mettendo dei vincoli sulle classi energetiche post-opera, cioè abbiamo previsto una serie di indici che porteranno a controllare che effettivamente l'intervento eseguito ha quei requisiti e avremo riscontri in questo senso. Questo è quello che stiamo facendo, cerchiamo di accorciare il più possibile le distanze tra l'utente finale e l'ente, perché questo permette di mettere velocemente liquidità nel mercato, quindi di aiutare sia le imprese che tutto l'indotto a valle di questo. Chiaramente non è facile, stiamo cercando di farlo utilizzando le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione. E questo è quanto. Grazie a Calabrese della Regione Puglia per questo quadro settoriale, regionale e anche normativo a disposizione per l'ambito delle energie e delle fonti alternative. È chiaro. Paolo Ferraiolo di Puglia Sviluppo, e che sempre con uno spirito molto, come dire, molto operativo e sintetico, come è solito fare, e ci parlerà dello strumento finanziario della Regione Puglia per la tutela dell'ambiente e per l'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese. Approfitto di questa parentesi per ricordarvi che l'iniziativa che stiamo promuovendo in Puglia a ridosso di questo piano di investimenti prevede anche un servizio di assistenza mirata sui programmi di finanziamento delle piccole e medie imprese che ha sede presso l'Università degli Studi Aldo Moro, il Dipartimento di Scienze Politiche, per esattezza in via Suppa 9. Presso il centro che abbiamo destinato specificamente a questo ruolo. Va bene, quindi in questa sede potete raccogliere informazioni su Erasmus Plus, Europa Creativa, Employment and Social Innovation e altri programmi europei. Prego. Grazie. Innanzitutto grazie per l'invito alla Confindustria e all'Università di Bari, professore Capriati. Facciamo una breve premessa. Puglia Sviluppo è un'agenzia della Regione Puglia, quindi controllata al 100% da parte della Regione Puglia, e ci occupiamo quindi della gestione di diversi bandi che la Regione ha messo in campo a favore delle imprese. Parliamo di imprese dalla micro, piccola, media fino alla grande impresa.
dal 2014, dicembre 2014, sono partiti 6 bandi a favore delle imprese, quindi da titolo secondo, i PIA, i contratti di programma. Abbiamo ricevuto nel corso di due anni e mezzo, già un certo numero di domande per investimenti pari a più di 2 miliardi di euro. Quindi, la regione da questo punto di vista è molto attiva. Abbiamo sentito i precedenti relatori parlavano di interventi grazie anche a fondi comunitari. E a livello di regione, con interventi FESR, la regione Puglia è molto attiva. A livello di Sud Italia è la prima regione per interventi di aiuto alle imprese. Nell'ambito quindi di questo pacchetto di agevolazioni rientra anche questo avviso di cui parleremo brevemente. Si parla dell'avviso aiuti per la tutela dell'ambiente. I riferimenti normativi sono il regolamento di esenzione, il GBER comunitario 851 del 2014, il regolamento regionale 17 del 2014, che dà attuazione, quindi dà esecuzione al regolamento comunitario. Il bando non è ancora stato pubblicato, ma è pubblicazione a breve, quindi prossimamente verrà reso pubblico. Intanto diciamo quali sono le linee guida di questo bando. Quindi si prevedono interventi di efficientamento energetico da parte di imprese PMI, quindi micro, piccole e medie imprese. L'agevolazione prevista è mista in termini di sovvenzione diretta, quindi contributo a fondo pubblico, e di mutuo agevolato. Parliamo di uno strumento ibrido, uno strumento finanziario, quindi abbiamo sia la sovvenzione e sia il mutuo agevolato tramite l'intervento di una dotazione di Puglia Sviluppo che viene trasferita al soggetto finanziatore a tasso zero. La gestione è delegata a Puglia Sviluppo in qualità sia di organismo intermedio sia di organismo finanziario, quindi Puglia Sviluppo gestisce lo strumento e eroga il contributo direttamente all'impresa. Di solito con gli altri strumenti agevolativi Puglia Sviluppo è un organismo intermedio, l'erogazione avviene direttamente da parte della regione. E come diceva l'ingegner Calabrese, la regione, ma l'assessorato allo sviluppo economico e la sezione sono particolarmente attenti alla tutela dell'ambiente, quindi tutti gli strumenti dal titolo secondo e via, i contratti di programma, con questo strumento ancora di più, si tende sempre a tutelare l'ambiente e a considerare progetti ammissibili nell'ambito di un efficientamento energetico, quindi tutti questi progetti devono tendere a un risparmio energetico. I soggetti beneficiari, l'abbiamo detto, le PMI. E l'investimento minimo deve essere pari a 80.000 euro, fino a 2 milioni di euro per le micro e piccole, 4 milioni per le medie imprese. Si deve realizzare con il progetto almeno un risparmio del 10% di energia sull'unità locale dove si realizza l'intervento. Vi sono tre linee di azione: efficienza energetica, cogenerazione ad alto rendimento, produzione di energia da fonti rinnovabili. Ci sono delle limitazioni, non sto qui a dire, poi verranno evidenziate e confermate nel bando che sarà pubblicato. In ogni caso, se si prevedono interventi sulle altre linee, quindi cogenerazione, produzione di energia da fonti rinnovabili, comunque si deve fare un intervento di efficientamento, quindi efficienza energetica, almeno con cui almeno si prevede un risparmio del 2%. Vado veloce anche perché si muore di caldo, quindi ci liberiamo tutti, prendiamo un po' di fresco. Risparmio di energia, è inutile darvi la definizione. Gli interventi devono essere riferiti a unità all'interno del territorio della regione Puglia, unità locali, quindi l'impresa può avere sede legale in un'altra regione ma investire in un'unità in Puglia, e devono essere conformi alla disciplina urbanistica, edilizia. In questi casi è ancora più importante che si rispetti la normativa di riferimento. L'impresa deve avere la disponibilità dell'immobile, insomma sono cose basilari. Questo tipo di intervento è un intervento particolarmente tecnico, quindi l'impresa deve presentare una diagnosi energetica, per semplificare è una, come se andiamo dal medico ci fa la diagnosi, è una diagnosi dove si evidenzia quali sono gli effetti del progetto presentato all'impresa in termini di risparmio di energia. Quindi l'impresa dice: io devo realizzare
un impianto di pannelli fotovoltaici che produrrà tanto, tutto esclusivamente per autoconsumo, e comporterà un risparmio di energia rispetto al mio fabbisogno previsto, che viene documentato ed è il fabbisogno dei 3 anni antecedenti alla presentazione della domanda. Insieme alla diagnosi energetica deve presentare un progetto tecnico con tutti gli elaborati grafici, la relazione tecnica e una scheda che viene compilata direttamente sulla piattaforma telematica, dove devono essere indicati i principali parametri del progetto tecnico che si presenta, e il sistema verifica se si rispettano i limiti inseriti nel bando. Quindi faccio un esempio, con l'intervento si risparmia il 10% di energia, inserendo tutti questi parametri il sistema verifica, determina se c'è questo risparmio. Quindi questo elemento, questo parametro è stato rispettato e la procedura consente di andare avanti inserendo le altre informazioni, al termine delle quali produce un nulla osta. Quindi la procedura telematica dà una prima valutazione preliminare di tipo automatico, dove si evidenzia se il progetto può proseguire, quindi può essere eventualmente portato avanti, e quindi anche dalla banca valutata il merito dell'impresa, perché un elemento, mi ricollego sempre ai precedenti interlocutori, il sistema Italia è legato al sistema del credito, quindi le imprese investono principalmente grazie al sistema del credito. Questo strumento, ribadisco, è uno strumento finanziario, quindi consente all'impresa di avere un maggiore accesso al credito a condizioni migliori. Vi spiego perché. Fatto 100 l'investimento, il 70% è un mutuo, di cui metà è a tasso zero dato da Puglia Sviluppo, l'altra metà è a tasso bancario. Quindi se la banca applica un tasso del 5%, sulla metà è 5%, sull'altra metà è 0, di fatto il tasso è il 3,5, quindi voi avete un finanziamento pari al 3,5 sul 60%. Il restante 40% è sovvenzione diretta, quindi è un contributo a fondo perduto. Quindi con questo strumento l'impresa otterrà al completamento il 40% di contributo a fondo perduto più il 60% di mutuo a tasso agevolato, metà a tasso agevolato. Diciamo, è uno strumento che oggi, con l'impatto del mutuo e della sovvenzione, si arriva più o meno al 50% di ESL, di equivalente sovvenzione lordo. Possono essere consentiti acquisti di macchinari, impianti, attrezzature, sono ammesse le spese di progettazione ingegneristica, le spese per la redazione della diagnosi energetica e della relazione finale, e gli interventi sugli involucri edilizi, quindi il cappotto, il rivestimento. Nel caso di attività turistiche sono ammessi al 100% anche gli investimenti in opere murarie, che non è, è una cosa importante, perché molti alberghi hanno la necessità di rifare il cappotto termico. E nel caso delle altre attività vi è una limitazione che riguarda il 20% dell'intero investimento, quindi nel limite del 20% dell'intero investimento possono essere ammesse le spese in opere murarie. E andiamo velocemente, la forma dell'intensità l'abbiamo detto, quindi da 80.000 l'investimento fino a 4 milioni per le medie, la copertura abbiamo detto 40% sovvenzione diretta, 30 e 30 il mutuo, metà tasso zero, metà tasso di mercato da parte della banca. Quindi come vedete si può avere una sovvenzione del 40% su 2 milioni, sono 800.000 euro, su 4 milioni sono 1.600.000, già di sovvenzione diretta. Inoltre, prego. Ho visto piccole e medie imprese, questo non è rivolto alle grandi imprese? No, le PMI, micro, piccole e medie, per ora le grandi imprese non sono inserite. Inoltre l'impresa può richiedere un anticipo della sovvenzione, quindi eventualmente l'impresa dice io va bene il mutuo a tasso agevolato, però necessito anche di un anticipo della sovvenzione, può richiedere il 20% della sovvenzione dietro rilascio di polizza fideiussoria. È chiaro che l'impresa viene ammessa alle agevolazioni dopo quella verifica tecnica di cui abbiamo parlato. Ha avuto l'ammissione, la banca eroga il finanziamento misto, quindi
sia quello a tasso zero sia a tasso bancario, l'impresa realizza l'intervento, completa l'investimento, presenta la richiesta di erogazione e gli viene erogato sia la sovvenzione diretta sia la sovvenzione per il rating di legalità se l'impresa possiede il rating, è un ulteriore 2% sempre a fondo perduto. Allora, le domande devono essere presentate tramite il sistema delle banche o dei confidi che valutano il merito creditizio dell'impresa, completano la procedura telematica e trasferiscono la domanda direttamente a Via Sviluppo. Via Sviluppo effettua le sue verifiche istruttorie, come dicevo l'impresa riceve la concessione provvisoria, dopo la concessione provvisoria riceverà il finanziamento bancario, realizza l'investimento, completa l'investimento, richiede l'erogazione del contributo, a seguito di verifica finale riceverà la sovvenzione diretta. Sono tutte altre informazioni che poi troverete analitiche nell'avviso, però non, l'importante era evidenziare qual è la struttura del bando. Perfetto. Tutte le altre informazioni poi le troverete sul sistema Puglia e sul sito di Puglia Sviluppo. Poi c'è anche il servizio FAQ, se avete domande e risposte, quelle valgono poi come giurisprudenza. Grazie per l'attenzione, se avete domande sono a disposizione. Ma io l'avevo anticipato, ero sicuro che sarebbe stato nei termini e sarebbe stato efficace nella comunicazione. Allora, Emanuele Cairelli, invitiamo anche lui a partecipare a questo nostro incontro informativo dell'Union Camere Puglia, Enterprise Europe Network, il programma COSME, ci parla quindi del programma COSME e il supporto della rete IIN, quindi ulteriori strumenti per le imprese. Allora, Union Camere Puglia da circa 10 anni è partner della rete Enterprise Network, che è una struttura creata dalla Commissione Europea per il supporto alle PMI, per l'internazionalizzazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico. E questo, diciamo, è un po' il mio ruolo. Oggi parlerò un attimo di uno dei programmi comunitari a cui abbiamo fatto riferimento prima, che è il COSME, che è un fondo a gestione diretta, perché i finanziamenti europei si dividono in fondi a gestione indiretta e quelli diretti. I fondi a gestione diretta sono i finanziamenti dati direttamente dalla Commissione europea, partecipando alle famose call che vengono presentate. Il COSME, che è l'asse di cui faceva riferimento anche la dottoressa della Cassa Depositi e Prestiti, è il programma della Commissione che si occupa proprio di supporto alla competitività delle piccole e medie imprese. Ha 4 assi. L'asse principale è quello che faceva riferimento alla dottoressa Cassa Depositi e Prestiti, che serve per migliorare l'accesso ai finanziamenti tramite il meccanismo delle garanzie. Abbiamo l'asse 2, che serve per agevolare l'accesso ai mercati, diciamo il supporto all'internazionalizzazione. Poi abbiamo un asse 3, che diciamo tra i tanti interventi, quello principale siamo sul turismo. E poi abbiamo il 4, che è quello di cui parleremo in qualche modo stasera, che è l'Erasmus per i giovani imprenditori. Il budget complessivo è di 2,2 miliardi, di cui però il 60% di tutto il fondo è destinato agli strumenti finanziari, cioè il supporto, diciamo, a garanzia. L'asse 3, che diciamo in qualche modo è utilizzato abbastanza, però
progetti finanziati in tutta Europa non sono tantissimi, perché per ogni call c'è la possibilità di avere, diciamo, il finanziamento approvato per un numero ristretto di progetti. Normalmente sono 4-5 per ogni call, e questo è un po' un problema, diciamo. I partenariati possono essere pubblici o privati, in ogni caso transnazionali, cioè i progetti vanno avanti se c'è la transnazionalità, cioè il rapporto con altri partner della comunità europea o eventualmente i paesi che stanno per entrare nella comunità. I bandi finanziano progetti a durata da 15 a 18 mesi con un contributo massimo di 250.000 euro, che normalmente coprono il 75% del budget, perché il 25% è di cofinanziamento, che può essere però dato anche, diciamo, in attività interne dell'azienda. Il programma invece COSME, Giovani Erasmus Giovani Imprenditori, è un programma atipico perché in qualche modo mette in collegamento due imprenditori o due società, però diciamo in questo caso due imprenditori di due paesi diversi, uno giovane che voglia, uno che non abbia fatto attività, che non sia, voglio dire, esperto, voglio dire che abbia al massimo 3 anni di esperienza come imprenditore, e un imprenditore senior in un'altra parte dell'Europa. Lo scambio avviene su un portale che in qualche modo permette il matching tra l'imprenditore giovane e il senior che si offre, che si registra con questa disponibilità. Il programma copre tutte le spese del giovane imprenditore, la copertura dei viaggi, la permanenza presso il paese dell'impresa senior, e questo avviene sia diciamo per senior presenti sul territorio italiano, sia di giovani imprenditori italiani che possono andare in un altro paese europeo. Poi dopo il collega parlerà della propria esperienza di giovane imprenditore. Io in qualche modo vi voglio far vedere il video di un collega della Camera di Commercio di Torino, che è punto di contatto della rete per Erasmus Giovani Imprenditori, così può essere un momento anche per rilassare. Questo è un best practice invece. Io mi chiamo Carlo Galli, la mia ditta si chiama Individuals, produciamo intimo e costumi da bagno. Moje ime je Andrea, prihajam iz Ilirske Bistrice iz Slovenije i sam vizualna umjetnica i oblikovalka. La caratteristica principale di Individuals, del marchio che ho creato, è quello di mettere insieme alcune fasi di lavoro totalmente artigianali, calate però in un contesto industriale. Torej, moje sanje su bile vedno imeti eno svojo znamko, biti neodvisna podjetnica. Da 2 anni a questa parte, da quando Individuals ha aperto il ramo d'azienda dei negozi diretti, l'attività di lavoro è leggermente cambiata. Abbiamo scoperto nuove richieste del mercato, nuove richieste della clientela, e quindi abbiamo dovuto cercare intorno a noi le risposte a tutte queste nuove domande. Sulla piattaforma di Erasmus per giovani imprenditori abbiamo ricercato delle figure che potessero colmare e darci quelle competenze che internamente in azienda non avevamo. Abbiamo incontrato Andrea, una ragazza che viene dalla Slovenia, con la quale abbiamo iniziato a lavorare fin da subito sulla parte di video e di comunicazione. Za projekt Erasmus za mlade podjetnike in me je
zelo navdušila in sem se takoj prijavila. Kar me je res navdušilo pri Karlovem dizajnu je, je izbira barv in tekstila, pomembnost detajlov, mislim, da je to res pomembno za dober produkt. Torej, za Individuals sem naredila nekaj video, ki smo potem objavili na Facebook strani Individuals in so bili kar uspešni, publika ima rada te majhne, kratke in smešne stvari. Predvsem so to videi o samem produktu ali pa tudi recimo ta je prav v trgovini. Svolto qui in azienda hanno anche un impiego nel futuro, una delle attività che abbiamo predisposto con Andrea è anche un'attività commerciale dedicata ai nuovi mercati che andremo a contattare proprio con dei nuovi materiali che abbiamo preparato in lingua slovena. Za modo in za dizajn sem se otočila, da bi Erasmus prakso upravljala tu in mislim, da je bila to odlična izbira. Res sem se poglobila v to, kako trg tu funkcionira, kako deluje, kako deluje posel in pri kako sem se res veliko naučila. Naučila sem se, kako pridobiti kupce, kako iskati nove priložnosti na trgu. Skupaj sva tudi iskala nove priložnosti na slovenskem trgu. Prevedla sem v promocijske stvari v slovenščino. In to je tudi priložnost za sodelovanje za naprej. Il progetto di Erasmus per imprenditori trovo che sia stato per me, per Individuals, un'esperienza molto favorevole, perché ti permette di entrare in contatto con dei professionisti che viceversa non avresti incontrato, ma soprattutto permette anche di entrare in contatto con forme di ragionamento diverse che provengono da altri paesi della comunità europea. Ko sem začela z Erasmus prakso, sem imela najprej več idej, ampak potem, ko sem videla, da če hočeš biti res uspešen v svojem sektorju, se moraš odločiti za eno stvar in potem v tej smeri res delati vse, da uspeš, ker to je tudi naredil Karlo z znamko Individuals, ki ima eno prepoznavnost, ima en določen stil in da potem tudi kupci prepoznajo. In potem sem tudi svojo znamko, ki je v oblikovanju tudi tako naravnala. L'esperienza di Erasmus mi ha dato la possibilità di conoscere Andrea e di portare all'interno dell'azienda delle competenze che prima non c'erano. Torej, zahvala Karlu za vse, kar me je naučil in Evropske unije za to priložnost, ki je res izjemna za mojo novo karierno pot in res super priložnost. Do la parola a Giancarlo Stuni, giovane imprenditore. Allora, mi chiamo Giancarlo, sono un cittadino europeo residente in Puglia e sono qui per raccontare un'esperienza molto interessante che mi è capitata, che mi sono andato un po' a cercare con il programma Erasmus per giovani imprenditori. Innanzitutto ringrazio la dottoressa Paolino per l'invito e anche Massimo Vantaggiato, che non è qui oggi, che è il responsabile di UNISCO, che è l'organizzazione che è responsabile sul territorio pugliese per l'attivazione di queste opportunità sia da un lato che dall'altro. E tutto è nato perché proprio Massimo è venuto da me e mi ha chiesto se nell'azienda di famiglia fossimo interessati ad avere un giovane dall'estero. Al che, questo forse è un primo problema su cui riflettere, mi abbiamo dovuto dire no perché tra me e me nessuno parlava inglese. Quindi nessuno sul territorio poteva rispondere a questa domanda. Però io mi sono detto, aspetta un attimo, però io lo parlo, vediamo se c'è qualcosa che posso fare, soprattutto perché c'era qualcosa che mi girava nella testa da un po' di tempo. L'azienda di famiglia nel settore energia fossile, soprattutto, e rimarrà così.
e io non vorrei che rimanesse tale, ma so che se dovessi fare qualcosa nel campo delle rinnovabili lo devo fare da solo, o meglio cominciare da solo, dimostrare che ho ragione e poi far cambiare dagli altri. Quindi mi sono detto, perché non provo a capire come fare qualcosa sul campo delle rinnovabili e della mobilità sostenibile. Ho provato a cercarlo prima per conto in Italia, purtroppo però il territorio italiano è indietro in generale sul modello della mobilità sostenibile e della mobilità elettrica soprattutto, e sapevo che però in Europa c'erano dei paesi all'avanguardia. Uno di questi paesi all'avanguardia era l'Olanda, e in Olanda sapevo dell'esistenza di un'azienda di nome EVBox, che è leader mondiale, secondo player mondiale, nelle infrastrutture di ricarica per auto elettriche. Allora ho pensato, sai che faccio? Ora provo a contattarli e a dire se riusciamo a organizzare un Erasmus per giovani imprenditori. Io vado da loro, gli rubo il mestiere, capisco come funzionano le macchine elettriche in un paese dove già funzionano, che quindi è 5-6 anni avanti rispetto al mio dal punto di vista del mercato. Loro si trovano una persona che è gratis, perché mi paga Mando Europa, gli fa una ricerca di mercato sullo stato del sud Italia, quindi loro contenti, io contento, e poi magari facciamo qualcosa insieme. Era partita così, in maniera molto vaga. Ovviamente poi per fare la domanda Erasmus per giovani imprenditori ho dovuto iniziare già a farmi un'idea, a sviluppare un primo business plan. La cosa bella del programma è che non devi avere un'azienda già esistente per forza, devi avere un'idea. Poi se quest'idea è già esistente devi avere al massimo 3 anni, oppure puoi semplicemente averla. È giovane soltanto un dato riguardante l'idea, puoi anche avere 80 anni e avere un'idea di startup, puoi comunque essere un giovane imprenditore all'estero, quindi è molto interessante. Ho dovuto sviluppare un po' questi concetti, sono venute delle idee, ho fatto il mio piano finanziario e soprattutto ho dovuto coordinare la registrazione dell'impresa olandese sul portale, perché ovviamente loro non erano partecipanti, però all'idea di avere gratis un ragazzo interessato a venire si sono attivati. Quindi grazie a Unisco siamo riusciti a organizzare l'Erasmus, quindi abbiamo caricato sul portale la piattaforma, ho fatto partire tutto e sono riuscito ad organizzarmi in modo da essere un mese in Olanda, poi un mese tornare in Italia e poi farmi un altro mese in Olanda, in modo da capire come funzionano le cose, tornare in Italia a fare i miei studi e ritornare lì per chiudere un attimo e vedere se nasce una partnership. La cosa interessante è che in quel periodo un'altra opportunità di sfruttamento dei finanziamenti europei si palesava in Puglia, che era il programma PIN Pugliesi Innovativi, quello per le startup. Allora mi sono detto, quasi quasi approfitto della presenza in Puglia, in Olanda, per fare un business plan e ci facciamo pure, vediamo se parte veramente questa cosa. Allora convinco il mio cuginetto Luca a unirsi a me, competenze tecniche molto più delle mie, e quindi diciamo, ok, io vado in Olanda, tu stai in Italia, lavoriamo a qualcosa e se capiamo che l'idea può funzionare, ci spariamo subito la candidatura al bando. La cosa ha funzionato molto bene, per vari motivi. Il primo motivo è che ho trovato un'impresa veramente disponibile. È un'impresa in crescita, che esiste da 6 anni, che per le auto elettriche è un'infinità, però per il mercato è poco, quindi la ragiono come una startup. Assumevano 10 stagisti a settimana, quindi io la prima settimana mi sono infilato nella formazione degli stagisti, quindi di giorno imparavo come funzionano le macchine elettriche e di sera lavoravo all'idea imprenditoriale e tutti erano disponibili. Sicuramente il CEO molto disponibile, ma anche molto impegnato, ma l'intero staff, operation, business development, erano tutti veramente a disposizione e quindi si è creato un rapporto anche di amicizia con loro, mi hanno coinvolto in tutte le loro comunicazioni. Quindi nel giro di un mese sono riuscito a capire che A, si poteva fare qualcosa in Puglia, B, avevamo un vantaggio competitivo visto che gran parte dei problemi di implementazione li avevamo già risolti in altri paesi, quindi abbiamo già un prodotto più sviluppato, C, non lo sta facendo nessuno, quindi anche se è una schifezza sarà comunque la migliore assoluta. Detto questo, abbiamo sviluppato il business plan e già nel primo mese abbiamo già mandato la candidatura al progetto. Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare, siamo tornati in Puglia, senza niente, senza una startup, senza nulla, con un'idea abbiamo già sviluppato dei preaccordi con dei player del settore e l'idea di coniugare il turismo e gli alberghi diffusi bed and breakfast delle campagne, diciamo, pugliese con un servizio di noleggio di auto elettriche per cui vi forniamo le colonnine e la macchina. Quindi creiamo la domanda e l'offerta e non ci creiamo problemi. La risposta è stata molto interessante, al punto che quando siamo tornati in Olanda, quello che era iniziato ad essere il mentor, quindi l'amministratore dell'azienda olandese, ha detto ma perché non diventiamo partner, già da subito, dopo un altro mese di cose, e quindi saranno loro quelli a fornirci la tecnologia e le strutture necessarie. La settimana scorsa poi sono tornato, abbiamo continuato a lavorare alla cieca, potevamo anche non partire, la settimana scorsa abbiamo anche saputo di aver vinto il bando della regione, quindi effettivamente
grazie a due interventi europei, uno coordinato dalla regione, uno direttamente dalla commissione, un'idea indirettamente, esatto, una che era una cosa che era soltanto un'idea, si è trasformata in qualcosa di reale, ma soprattutto grazie alla collaborazione forte di un'altra realtà del territorio che ha considerato due ragazzi come un'idea avventata, un capitale su cui investire anche per il loro ritorno economico piuttosto che dei ragazzi che ne hanno fatto perdere tempo. E quindi, visto che vedo che il pubblico magari è più di imprese che di ragazzi, io direi, se avete qualcuno che parla inglese, provate a fare qualcosa del genere, perché veramente arriva gente in gamba, uno non lascia il suo paese per perdere tempo con una borsa, sì, che ti copre qualche costo, ma non ti fa diventare ricco. Uno viene perché ha un'idea, e se la vuole fare con te è un vantaggio quasi più per te che per il ragazzo. Quindi, da un lato vi invito a pensare al programma Erasmus per giovani imprenditori, anche perché penso sia ongoing, quindi non c'è una scadenza, va sempre avanti, da 1 a 6 mesi si possono fare tante cose, e niente, quindi grazie mille per l'attenzione. Allora, alcuni insegnamenti, scusate, il docente che in me che ruggisce e qui devi uscire. Allora, alcuni insegnamenti. Punto primo, stiamo in un mercato, si dice già, in una specie di slot globale, quello locale e quello europeo, almeno l'inglese, che è la lingua del business, bisogna saperlo. Punto due, se rimaniamo, perché io all'inizio ho detto una cosa molto interessante, io vorrei cambiare, ma so benissimo che l'azienda di famiglia non lo farà mai. Quello si chiama tecnicamente lock-in, cioè quando si resta ancorati alle tecnologie sulle quali ci si sente più sicuri, no? Perché c'è una tradizione alle spalle. Per uscire dal lock-in, per uscire dal passato e andare nel futuro, c'è bisogno di attenzione, di gente che ha la capacità di pensare diversamente e che ha la testa del futuro, e non sono i cinquantenni, non sono i quarantenni, sono i 26enni, i 25, i millennials, va bene, così vengono detti quelli che sono nati a cavallo tra il secolo scorso e quello attuale. Perché? Perché bisogna avere una testa che è al passo con il ritmo del cambiamento in corso. La testa mia non è al passo del ritmo. La testa dei genitori in generale, questi ragazzi, non può essere la generazione che li ha generati, scusate questo gioco di parole. Terza cosa, terzo insegnamento da questo, io direi, splendido e commovente esperienza, dove mi sono commosso, cioè, sarò docente università, ma mi commuovo. Altro insegnamento fondamentale è mettere insieme strumenti diversi, cioè ci sono tanti strumenti, non mancano gli strumenti. Chi mi viene a dire non ci abbiamo i soldi, mancano i soldi, non c'è. No, c'era un grande economista, lo ricordo, che diceva il problema dei soldi, i soldi si, chi la Schumpeter, non così, i soldi si trovano, si generano. Non so se avete visto, la commissione è partita da 21 miliardi, ne ha generati 320, con, cioè i soldi si creano le banche, insomma, non è quello il problema. Le opportunità ci sono, le politiche ci sono, bisogna avere la testa allenata a mettere insieme le opportunità, a coglierle, avere il coraggio di cogliere, se, quindi fare il passo e andare verso il futuro. Vabbè, scusate, ma dovevo dire queste cose. E, perché questi incontri, anche a questo servono, no? A capire un po' come bisogna operare. Giancarlo Stumi ha detto la sua. Allora, ora è il turno di Carlo Cadaleta Caldarola, che è venuto, che è all'inizio, che è un componente di un'agenzia, dell'agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione, che è il braccio operativo della nostra regione. Abbiamo visto qui da sviluppo per la gestione di alcuni programmi rivolti alle piccole e medie imprese, e l'ARTI invece si interessa di programmi più indirizzati all'innovazione tecnologica delle imprese. Quindi ora sentiremo, sempre con l'approccio operativo che abbiamo scelto per questi incontri, sentiremo appunto gli strumenti che l'ARTI in qualche modo già gestisce e che
che vi racconterà Rapida. Buonasera a tutti. Ecco, io sarò, visto che alcune delle cose che dovevo dire sono state in parte anticipate, mi piacerebbe un po' unire dei punti che sono stati un po' detti in precedenza per cercare di creare un quadro poi di collegamento tra le varie tematiche affrontate. Cosa sia l'arte, un po' è stato detto. Noi abbiamo lavorato nel settore energia, collaborando con la regione, quindi in particolare con lo sviluppo economico, e lavorando su progetti internazionali che sono appunto finanziati dall'Unione Europea a finanziamento diretto, in cui noi, come tutti i potenziali stakeholder pugliesi, abbiamo partecipato e abbiamo vinto. E poi abbiamo collaborato con la regione per la stesura del piano energetico ambientale regionale. Sul contesto energetico pugliese, che era un po' uno degli aspetti caratterizzanti questo specifico evento, è stato un po' detto. Quello che non è stato detto è che la regione Puglia non è solo un grande produttore di energia eolica e fotovoltaica, ma è un grande produttore di energia. Anzi, in particolare, voi vedete da questa slide, noi siamo il secondo produttore elettrico in Italia, dopo la Lombardia, ma il primo esportatore, perché a differenza della Lombardia noi consumiamo meno energia. E quindi noi abbiamo una produzione di energia che copre la metà, che è circa doppia rispetto ai consumi regionali, ed esportiamo un sacco di energia. È stato detto che la Puglia è il leader nei settori eolico e fotovoltaico, come in questa slide si vede come questa crescita sia stata impetuosa, e così impetuosa che oggi con le rinnovabili copriamo il 50% circa della domanda di energia elettrica in Puglia. E anche questa slide, secondo me, è abbastanza interessante, ci confronta con l'Italia. In tema di rinnovabili, noi partivamo nel 2000 a essere una delle ultime regioni in Italia, perché siamo l'unica regione in Italia che non ha energia idroelettrica, e adesso nel 2010 abbiamo superato poi la quota di energia elettrica consumata da fonti rinnovabili media italiana, e poi abbiamo raggiunto questa quota interessantissima. E non è stata la buona performance della Puglia solo sugli aspetti legati alle rinnovabili, ma anche sull'efficienza energetica. Non entro in merito a questa slide, però anche in termini di investimenti sull'efficienza energetica la Puglia ha avuto dei dati molto interessanti a livello nazionale. E questo per dare anche un'idea della Puglia non come regione fanalino di coda che si diceva all'inizio, ma almeno sul settore energetico siamo un grande player nazionale. Il numero di imprese è significativo, ci sono 390 imprese ISTAT nel settore elettrico, il 7% è dato nazionale, ci sono molte imprese anche nelle rinnovabili. Abbiamo tre distretti tecnologici e produttivi con sede in Puglia che si occupano di energia, uno dei quali è qui rappresentato dall'amico Colucci, e del distretto tecnologico, che poi c'è un distretto produttivo, c'è un distretto dell'edilizia sostenibile. Abbiamo anche una serie di imprese, di soggetti pubblici che collaborano sulla ricerca, di cui l'ARTI è uno, ma ci sono le università, ci sono i centri di ricerca, cioè ci sono i laboratori pubblico-privati, c'è l'ENEA, il CNR, insomma una serie di strutture che hanno sede in Puglia che si occupano della ricerca. Vado velocemente sull'aspetto del programma regionale sull'energia. Quello che secondo me è interessante è che fondamentalmente quelli che sono gli obiettivi per il 2020 per la Puglia, anzi per l'Italia, che poi sono col burden sharing ripartiti nelle varie regioni, vedono la Puglia in una situazione positiva, in quanto si stima che nel 2016 abbiamo raggiunto un 11,9% della quota di consumi lordi di energia, che quindi includono il termico da fonti rinnovabili, su un target per la Puglia del 14% 2020. Si è parlato prima di alcune misure, un po' questa slide riassume il quadro delle misure della Regione Puglia, in quanto il POR 2014-2020 ha un asse che appunto è dedicato all'ambiente e all'energia, e quindi vedete la misura 4.1 complessivamente ha una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, quindi circa la metà dei fondi che la Regione Puglia ha per
energie verranno utilizzate per l'efficienza energetica degli edifici pubblici. Poi ci sono, appunto, si è parlato degli interventi per le aziende private, 40 milioni di euro. Ci sono anche dei fondi sulla mobilità sostenibile, quindi 122 milioni di euro, e poi ci sono un piccolo fondo sulle smart grid, 30 milioni. Questi, diciamo, non tutti questi fondi sono destinati, però nei prossimi mesi, nei prossimi anni ci saranno delle misure che utilizzeranno ovviamente queste risorse. Degli avvisi si è parlato, quindi li passo avanti. Comunque queste slide sono a disposizione, quindi magari se uno volesse un riferimento sintetico può trovare tutto. E cosa abbiamo fatto noi? Si è parlato di PIN, quindi che non riguarda chiaramente l'energia, ma all'interno di PIN sono stati attivati diversi ovviamente progetti che riguardavano l'ambiente. Ci sono diversi progetti che noi abbiamo presentato e vinto e finanziato sull'innovazione energetica. E due in particolare vorrei citare: uno è il Terra Energy, che appunto ha coniugato l'efficienza energetica agli edifici e la mobilità elettrica. Abbiamo realizzato un intervento importante nella comunità di Sant'Agata, e quindi abbiamo lavorato sulla scuola e sull'educazione dei ragazzi, con teatro, con laboratori, perché appunto sono loro i veri millennials, insomma il futuro, quindi è da loro che si parte. E lavorando sull'efficientamento energetico delle scuole si fa vedere poi, abbiamo lavorato su due scuole di Sant'Agata, come poi con i propri occhi si hanno gli effetti, che non sono effetti solamente di tipo economico, ma anche di tipo chiaramente di qualità dello studio, della vita. E quindi questi studenti stessi verranno trasportati poi da questo autobus elettrico. Un lavoro ancora più innovativo è stato questo progetto che si chiama Ingrid, che invece riguardava un po' le smart grid in generale e l'idrogeno, che è un'altra delle tematiche importanti che si svilupperanno nel futuro. Quindi noi abbiamo realizzato a Troia, sempre in provincia di Foggia, un impianto che attualmente è operativo e che, se volete, potete visitare, se siete interessati fatemelo sapere, che in sostanza preleva l'energia elettrica dalle fonti rinnovabili quando questa energia elettrica non serve, la trasforma in idrogeno tramite un elettrolizzatore, la stocca in un sistema di moduli di magnesio che sono a brevetto di una società francese, che immagazzina l'idrogeno allo stato solido, poi lo può ritrasformare in idrogeno allo stato liquido e gassoso, e quindi distribuire tal quale, per esempio per varie finalità, tra cui la mobilità, oppure tramite una cella a combustibile lo può ricaricare, lo può ritrasformare in energia elettrica. E ci sono altre tipologie di sperimentazioni che verranno avviate sullo stesso impianto, sulla cattura di CO2 e la produzione di gas naturale, di gas sintetico. Quindi un altro degli aspetti che riguarderà il futuro accanto alla mobilità è proprio quello di la produzione di gas da energia elettrica tramite appunto l'idrogeno. Questo è l'impianto, appunto pienamente operativo. Se volete potete anche ci sono dei video che lo rappresentano, potete anche visitarlo virtualmente con un cellulare, quindi un'applicazione che permette di visitarlo, di vederlo, di anche capire i vari componenti dell'impianto, a cosa serve. E giusto un minuto ancora per delle riflessioni conclusive. E ho appunto presentato questa immagine di Ritorno al Futuro che è ambientata nel 2015, quindi l'abbiamo già superata. Faceva vedere un futuro positivo da quel punto di vista, nel senso che poi a volte le previsioni e quello che ci si pensa, insomma, sono più negative di quello che poi avviene nella realtà. Voi vedete questa, secondo me, diapositiva, che è molto interessante, fa vedere come la IEA, che è il massimo, diciamo, l'organizzazione internazionale che si occupa appunto di energia, che fa delle previsioni ogni anno sugli sviluppi delle varie tecnologie, ha sempre sottostimato lo sviluppo delle tecnologie sostenibili, in questo caso delle ferro. Voi vedete che ogni anno ha modificato la propria
previsione, aumentando appunto le stime. Quindi le stime dell'AIEA sono sempre state sbagliate, sono sempre state per difetto, e tutte le stime anche che sono state fatte spesso anche in Italia, anche il PEAR per esempio pugliese prevedeva 150 MW di fotovoltaico per il 2016, abbiamo raggiunto 2490 MW, quindi magari è scaramanzia, però siamo andati molto oltre, quindi ci aspetta probabilmente un futuro in cui ci saranno smart grid, ci saranno smart city, ci sarà sviluppo di generazione distribuita, mobilità elettrica si diceva, anche mobilità idrogeno, abbiamo anche dei progetti su questa mobilità idrogeno che è molto interessante da accompagnare a quella elettrica, edifici passivi, decarbonizzazione dell'economia, e le tecnologie non sono le tecnologie da inventare, ma ci sono e vanno applicate semplicemente, magari rendendole più economiche appunto con lo sviluppo tecnologico. Però ho chiuso con questa slide perché è importante anche non pensare che quello che queste dinamiche positive siano necessarie, ovvero ci può sempre essere un ritorno al passato, e quindi è importante anche lavorare tutti insieme perché queste tendenze positive degli ultimi anni anche in Puglia siano poi confermate, quindi l'esempio precedente può essere uno di tanti. Grazie. È un po' inquietante chiudere con che risulta tra l'altro. Va bene, ci teniamo tra. Allora, Giacobbe, braccio dell'Enea, chiude, abbiamo la scienza, si vede proprio, si vede la faccia della scienza, chiude questa sequenza di incontri sul tema, quindi abbiamo la scienza che chiude e il centro ricerche Trisaia, non Pizza e Fichi, ma Trisaia, io sono stato qualche volta, sono 10 anni fa, quando ero più giovane. E so che benissimo che cosa fate. Allora, ci parla dell'innovazione delle tecnologie energetiche, dalle fonti energetiche alla bioenergia, bioraffinerie e chimica verde. Quindi, okay. Chiudiamo con un quadro da pagare alle 6. No, ma siamo stati molto cercherò, come dire, di riprendere un po' le file, anche rimettere un po' in ordine alcuni aspetti che diciamo sono stati poco toccati. Lato Enea, qui è stato già citato il Dicone e il Brindisi, chiaramente come Enea diciamo siamo fortemente coinvolti sull'innovazione ecologica, però non voglio entrare molto nel dettaglio perché un quarto d'ora è veramente poco. Quindi praticamente dal punto di vista diciamo, tematico, gli aspetti su cui noi più investiamo è la parte diciamo, sulle tecnologie meno mature, per cui solare termodinamica, bioenergia e fotovoltaico. Volevo però darvi alcuni spunti che qui sono poco diciamo, poi venuti fuori. Quale? La prima, noi lato elettrico siamo abbastanza promessi, cioè noi abbiamo raggiunto nel 2014 gli obiettivi che erano già prefissati nel 2020, quindi questo a volte sfugge, come anche la parte termica. La parte termica siamo ben messi, abbiamo già raggiunto, siamo diciamo un po' in ritardo sulla parte biocarburante. Il biocarburante a fronte diciamo di un obiettivo del 10% siamo ancora intorno al 4%, ma tutto questo perché a volte sfugge gli aspetti a quali costi, cioè noi attualmente cioè la strategia energetica nazionale che in questi mesi si sta ridiscutendo, in queste settimane si sta ridiscutendo, praticamente a fronte diciamo
di alcune discrepanze, di alcune anomalie che sono venute fuori, perché non ci dimentichiamo che il fotovoltaico si è bloccato il 13 luglio del 2013 perché si erano raggiunti 6 miliardi e 700 milioni di euro, no? Quindi, e quindi la strategia energetica ci ha detto sì, andiamo verso le rinnovabili, però bisogna che ci sia un sviluppo sostenibile in termini di ricadute occupazionali, in termini di industria e così via. Per cui ha fissato un tetto di 12 miliardi e mezzo, che non so pochi, perché 12 miliardi e mezzo all'anno per 20 anni sono 200 miliardi, quindi una bella botta. 12 miliardi e mezzo, cioè, significa 200 euro pro capite di incidenza, diciamo, media sulla bolletta. Quindi ovviamente, dicevo prima, il fotovoltaico ha raggiunto i 6 miliardi e 7 nel 2013, tutte le altre rinnovabili, io qui c'ho una slide che chiaramente voi potete trovare andando sul sito del GSE, cioè i 5 miliardi e 8 che erano quasi vicini nel 3 anni fa, praticamente non vanno avanti, sono 2 anni che sono circa lo stesso importo. Perché? Perché c'è la situazione oggettivamente un pochettino stagnante nel senso che a valle di tutti questi criteri di incentivazione, diciamo, un po' modulati, nel senso non sto più a pioggia come prima, cioè prima si diceva 600 megawatt di impianti autorizzati in Puglia, ma sono stati realizzati perché non si possono realizzare, non ci sono gli incentivi. Quindi in pratica c'è chiaramente un fermo lato imprenditoriale, diciamo lato imprenditoriale, perché chiaramente gli incentivi, essendo un po' contingentati, hanno un po' bloccato la cosa. Si potrebbe dire sì, abbiamo speso 6 miliardi e 7 facendo 18 mila megawatt nel 2017, facendoli adesso probabilmente avremmo spesi un terzo, un quarto, cosa che sta facendo la Cina. Però questo è. Allora, al momento, ad esempio, se vedete qui, si vede poco, il solare termodinamico incide 1,3 milioni di euro, cioè praticamente niente sui 13 miliardi di euro, cioè 1,3 milioni di euro, si vede in fondo, ed è l'unico impianto, l'impianto Archimede di Priolo. Allora, l'Enea che fa? L'Enea ovviamente spinta, non entro sulla parte, diciamo, di dettaglio, ma se qualcuno può interessato possiamo approfondire, noi portiamo avanti la tecnologia di quella dei correttori parabolici lineari, diciamo spinta dal professor Rubbia, che aveva essenzialmente delle finalità, quale spingere verso l'incremento dell'efficienza andando circa a 600 gradi, aumentare la frazione solare, perché tutti gli impianti che erano stati realizzati in Israele, negli Stati Uniti avevano una frazione solare media del 25%, bassa, qui invece si punta ad arrivare al 50-60%. Colpisce che tutte queste tecnologie stanno avendo, diciamo, abbastanza sponda i paesi in Cina, noi abbiamo avuto una serie di abbiamo degli accordi per fare gli impianti in Cina, addirittura su quasi 2 giga, quindi impianti molto grossi, ovviamente in Italia la situazione è un po' ferma, però l'aspetto, questo è uno dei pilastri su cui stiamo puntando. Noi, ovviamente non entro in merito all'aspetto tecnico, però essenzialmente il principio è questo: aumentare l'efficienza energetica, aumentare la temperatura, aumentare la frazione solare con degli accumuli. L'altro aspetto che sta tirando molto a livello nazionale è quello dell'utilizzo termico dell'energia solare per raffrescamento, perché voglio dire, usare l'energia solare, aumentare di molto la superficie, se poi l'estate non sa che fare, e chiaramente diventa lo sperpero, per cui anche il conto energia termico, ma ovviamente di conseguenza l'innovazione tecnologica, sta spingendo verso l'utilizzo dell'energia solare a media temperatura per raffrescare. Noi per raffrescare adesso usiamo l'energia elettrica, possiamo usare l'energia termica a temperature intorno a 150-200 gradi. E qui c'è tutto un lavoro in essere molto interessante, dove l'impresa italiana è forte, quindi su cui noi la sosteniamo. L'altro discorso è quello, quindi chiaramente ho voluto fare un paio di spunti senza prendere tutte le tematiche, se no sarebbe, diciamo, sicuramente improponibile come tempo. L'altro aspetto è quello della bioenergia delle biomasse, perché usare l'energia, le biomasse, come si è fatto fino adesso,
anche lì ci sono stati degli sperperi, impianti di megawatt che utilizzavano biomassa importata dal Canada, ci sono state delle discrepanze, però soprattutto da un punto di vista exergetico, usare la biomassa per bruciarla è uno sperpero, perché il processo di fotosintesi ha efficienza meno dell'1%, uno poi lo va a degradare usandolo termicamente. Allora anche qui c'è una sorta di rivoluzione in atto, ma dove su questo settore l'Italia per fortuna è all'avanguardia a livello mondiale, e mi spiego meglio. Chiaramente appunto c'è l'aspetto di sostanza, cioè la superficie agricola italiana si sta diminuendo, noi abbiamo perso circa 4 milioni di ettari, vedete nel 1971 avevamo circa 18 milioni di ettari coltivati, attualmente siamo intorno ai 12-13 milioni. Quindi abbiamo perso 4-5 milioni di ettari di superficie agricola che non è utilizzata. Quindi voglio dire, la critica che spesso viene fatta che non c'è superficie a sufficienza si potrebbe come ritrovare giocando sulla non utilizzabilità della cosa. Quindi altro discorso, cioè, vabbè, quello attualmente sta creando molto il biometano. Il biometano perché? Perché come dicevamo prima, una delle criticità più grosse attuali è il trasporto, la parte elettrica, tutto sommato, stiamo intorno al 40% di energia elettrica, di energia prodotta usando rinnovabili, quindi non siamo malmessi. Invece lato trasporti siamo abbastanza arretrati, per cui tutti i decreti anche di incentivazione stanno andando verso il biometano, che significa usare parti fermentescibili, adesso si parla molto di forze o di parti biodegradabili dei rifiuti, quella può essere utilizzata, diciamo, trasformandola in biogas, poi rimuovendo la CO2, utilizzando, producendo biometano. L'altro discorso è quello della bioraffineria, cioè la bioraffineria perché è importante? Perché non dicevo prima, e si parla di chimica verde, bioraffineria e così via. Perché è importante? Perché usare le biomasse, come dicevo prima, solo per aspetti energetici è l'aspetto, cioè qualcosa di diciamo, c'è la degradazione quando si può fare altro. Per cui l'approccio su cui si sta lavorando è usare la biomassa come materia prima per le raffinerie convenzionali. Cioè le raffinerie convenzionali non hanno più all'interno il polietilene prodotto dal petrolio, ma può essere il dietanolo o altri prodotti che vengono dalle biomasse. Questo è l'aspetto, per esempio, dell'attività su cui abbiamo già avuto dei risultati, parlo come sistema paese, abbiamo l'impianto più grosso del mondo che produce bietanolo, quindi benzina sintetica a partire dalle paglie o a partire dalla canna, quindi piante lignocellulose che sono degli scarti, si può arrivare a produrre circa 10 ettolitri per ettaro usando scarti, quindi il grano serve per il food, la paglia può essere utilizzata per produrre biocarburanti. Però questo aspetto di cosiddetti biocarburanti di seconda generazione è un po' anche superata, si parla appunto di raffineria, bioraffineria, e ci sono delle iniziative industriali che vi faccio vedere, dove praticamente la paglia diventa l'elemento base per produrre degli intermedi chimici, che sono uno tra il propandiolo, il butandiene e così via, che vanno poi ad innestarsi nella chimica convenzionale. Queste sono iniziative, vedete, noi siamo coinvolti su questi tre progetti grossi, uno è con Versalis e Novamont hanno fatto un'iniziativa in Sardegna, si chiama Matrica, investendo 500 milioni di euro, dove stanno convertendo dei terreni verso la produzione diciamo, la coltivazione di cardo. Il cardo produce degli oli già direttamente, e gli oli possono essere biolubrificanti, bioerbicidi o bioinsetticidi, quindi vedete sono dei prodotti bio che derivano direttamente appunto della biomassa. L'altra, oppure Versalis, che punta la gomma naturale a partire dagli scarti. Quindi queste sono iniziative industriali, la settimana prossima c'è il Marche, c'è stato il G20 la settimana scorsa, dove questi elementi sono stati messi proprio al cardine dell'agenda, cioè nel 2030 il 30% di plastica deve essere bio. Allora noi abbiamo su questo settore un know-how regresso legato a Eni, legato a player chimici grossi, e per fortuna stanno investendo questi grossi
player che sono chiaramente i catalizzatori potenziativi di queste rosse. Quindi questi sono un po' alcuni spunti su cui si sta andando. Si parla non più di bioenergia, non più di chimica verde, ma si parla di bioeconomia, perché il tutto è legato a questo aspetto, cioè il frutto e la parte lignocellulosica e diciamo fa parte della stessa catena. Questo è interessante, è stato diciamo emesso un paio di settimane fa nel cluster, nella strategia nazionale per la bioeconomia. Fa vedere quant'è il fatturato, 250 miliardi, e c'è, come dire, una sorta di raggi che man mano aumentano, c'è la parte biocarburante, la parte di energia, food e così via. Quindi si parla di simbiosi industriale, si parla di sinergia tra aspetti alimentari, aspetti energetici e così via, il tutto chiaramente, dicevo prima, per dare delle ricadute occupazionali. Cioè si sta superando quella fase che fino adesso è stata puntata verso più diciamo diffusione della tecnologia, ma non messa in campo di tecnologie ricadute. Cioè fino adesso tutto quello che si è fatto, se ci pensate, nel giro di 6-7 anni, si diceva prima nel 2010, io ricordo il piano nazionale sullo sviluppo delle rinnovabili, nel 2007 prevedeva 3.000 megawatt di impianti rinnovabili. Per effetto del secondo conto energia a gennaio 2011 c'erano 9.000 megawatt, quindi c'è stata, come dire, una fase di iperincentivazione legata chiaramente alla redditività molto forte degli investimenti, che ha creato sì la diffusione di tecnologie, di impianti installati, ma poca, diciamo, ricaduta industriale e occupazionale. Si è superata questa fase, si sta superando, e ripeto, ci sono questi settori dove il tutto dovrebbe sfociare in applicazione industriale. Chiudo con, qui ci sono alcune iniziative industriali che ho un po' citato, chiudo, e questo è un esempio importante, noi abbiamo 4 flagship a livello europeo su questi settori, cioè prima si parlava del piano Juncker, uno dei progetti sui biocarburanti di seconda generazione era stato finanziato in quell'ambito, lì avevamo avuto anche un altro di 200 milioni finanziati per l'Enel sulla CCS, che poi è molto meno, però l'iniziativa lato biocarburante di seconda generazione, cioè quell'impianto che poi è costato 150 milioni di euro, ha utilizzato il fondo di Junkers. Ci sono una serie di iniziative industriali, una in Puglia probabilmente è un po' in forza, legata alla valorizzazione della lignina per produrre degli intermedi chimici, ma ripeto, chiudo con questo discorso, qui stiamo all'interno di Confindustria. Noi sul sito abbiamo una tramite sull'innovazione ecologica, dove ci sono una serie di schede, abbiamo circa 500 schede, dove chiaramente suddivise per TRL, non per il livello di maturità industriale, dove a secondo del codice Ateco e quindi dell'interesse vostro possono esserci, come dire, dei prodotti che noi abbiamo che possono essere messi a sistema. Faccio un esempio di questo sulla bioraffineria, sulle chimiche verde, e quindi, come dire, vi invito a visionare questo sito per vedere se ci sono opportunità di collaborazione o iniziative. Diciamo, messa a punto dal sistema Enea, solo Tesalia? No, Enea, parliamo di Enea. Io parlo, ovviamente tutto questo discorso è come sistema Enea, cioè io rappresento la divisione che sono responsabile della divisione, però chiaramente tutto ciò che ho detto è come sistema Enea. Tra l'altro sono all'interno del DITRE con molto piacere, che è un ruolo di vicepresidente. Bene, quindi questo è un po' l'inquadro. Se voi avete delle curiosità più dirette. Sì. Il sito è questo, vedete, lo stiamo tra l'altro rinnovando perché queste erano le schede tecnologiche, si riferivano un paio di anni fa, adesso proprio in questi giorni stiamo rinnovando. Va bene? Grazie per l'attenzione. Anche perché appunto ha aperto zone ancora di più ad altri.
Va bene, diciamo che l'incontro prevede ora eventuali, se siete interessati, colloqui con gli esperti che parte si sono già presentati con i loro interventi e nelle stanze qui adiacenti. Grazie per l'attenzione, sono stati contenti, quindi cosa che fate quanto più lievi e buon lavoro a tutti. Grazie a tutti.